bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buon pomeriggio e bentrovati con Diretta Stadio. Come vi avevamo annunciato nel corso del TG6, siamo pronti per seguire questo lungo pomeriggio calcistico con la partita di gala all'Adriatico Cornacchia, Pescara Juventus, e poi per la Lega Pro un match che vale la salvezza, può valere la salvezza per il Teramo contro il Forlì. Mancano un poco meno di 20 minuti al fischio d'inizio della gara dell'Adriatico Cornacchia. Abbiamo già anticipato le formazioni nel corso del nostro notiziario, ma direi di andare subito all'esterno dello stadio per collegarci, come nostro costume, con Paolo Renzetti, cui do il buon pomeriggio. Ciao Paolo. Sì, grazie Andrea, buon pomeriggio dall'esterno dello stadio Adriatico. 18 minuti all'inizio di Pescara Juventus, sta arrivando altro pubblico, tutto esaurito, incasso record di 431.000 euro, 20.221 gli spettatori presenti questo pomeriggio al Giovanni Cornacchia. Io sono con Dino Zampacorta per parlare di questo pre-gara. Dino, prima della gara con il Milan ci eravamo visti proprio da queste parti all'esterno dello stadio, avevamo detto che probabilmente ci sarebbe stato uno stadio Adriatico abbastanza rossonero. Direi che poi in verità proprio così non è stato, invece oggi dai cori che abbiamo sentito qui dall'esterno dello stadio ci sarà quantomeno mezzo stadio Adriatico bianconero. Storia vecchia questa. Mi piace stuzzicarmi, sai come la penso su questo argomento qua, e vabbè, c'è poco da fare. È chiaro che la Juve ha milioni e milioni di supporter e tutto quanto, è giusto che vengano a vedere la partita, e chi si vuole godere uno spettacolo, io ogni tanto vado nei concerti, un conto è vedere un concerto di Michele Zarrillo, 20 euro bastano, Vasco Rossi ce ne vogliono 100, quindi sapete come la penso. Prima i veri tifosi, prima i veri sportivi, ho sentito che alcuni che vengono sempre allo stadio non sono riusciti a trovare il biglietto. Questo però è anche della capienza ridotta dello stadio. No, ma questo è un altro discorso. Io poi mi sono trovato persone che non vengono mai, ma proprio mai, di calcio non capiscono niente, vengono qua per vedere Higuain, esultano se segna la Juve. Sono scioccato perché mi dispiace, ma se, veramente, ripeto, se questa fosse una partita veramente dove il Pescara si gioca la salvezza e ti vedi che casomai un gol della Juve e esulta tre quarti dello stadio, a me viene da vomitare, dico la verità. Perché per me chi è tifoso? Allora, uno è tifoso della Juventus, prende la macchinetta, va allo Juventus Stadium, spende 500 euro tra benzina, autostrada e albergo, 500 euro il biglietto, 1000 euro. Non può far questo, ma comunque è sempre andata così, sarà sempre così, non accade solo a Pescara, è uno scotto da pagare. Io metterei il biglietto a 350-400. Lo ripeto. Sarebbe contento a questi prezzi, ancora più contento il cassiere del Pescara, che però ha contato 430.000 euro di incasso. No, che sia chiaro, non ne faccio una questione economica, perché l'altra volta mi sono sentito delle critiche, dice parla bene lui, sa come fa una persona a spendere 350 euro, è molto semplice, se ne sta a casa, molto semplice. Cioè, se uno non può spendere 150 euro per un biglietto, se viene una volta l'anno, o altrimenti con 400 fa l'abbonamento, almeno viene sempre. Perché il Pescara ha bisogno di supporter col Chievo, con l'Atalanta, con la Sampdoria. È lì che ci giochiamo i campionati, non con la Juventus. E vedere esultare, casomai, mezzo stadio al gol della Juve, che mi auguro non accadrà oggi, a me mi dispiace, anche se ormai noi siamo fritti e infarinati. Grazie, grazie a Dino Zampacorta per queste dichiarazioni sicuramente importanti, perché bisogna dirlo così, la pensano gran parte dei tifosi del Pescara, quelli che sono presenti tutte le domeniche sia in Serie A che in Serie B che in Lega Pro. È chiaro, Riccardo, io saluto Riccardo Clinco. Ciao Andrea, ciao a tutti. È chiaro che quando ci sono queste partite in uno ciao, stadio Riccardo, che può poi Paolo, chiedimi del 20.000 persone, ovviamente in tanti...
Sì, in tanti rimangono senza biglietto, però io ti voglio chiedere, perché Dino Zampacorta era arrabbiato per il fatto che oggi più di mezzo stadio probabilmente sarà bianconero. Tu sei molto arrabbiato per il risultato del derby? Io sorrido perché ho visto il derby fino a ieri. Pazza Inter, ecco, non l'abbiamo detto, negativo, ricordiamo, però è finita 2-2 con pareggio di Zapata per il Milan al 97esimo. Gli ultimi 20 minuti è andata male, va bene lo stesso, tanto non è questo un problema. Quest'anno Inter e Milan sono squadre da sesto, settimo posto e questo si sono contesi. Certo, era secondo me giusta la vittoria dell'Inter, ma non perché sono interista, per quello che è espresso in campo delle due squadre. Però è andato così, onore al Milan, va bene lo stesso. Cosa ti senti di dire invece alla vigilia, a pochi minuti di questa gara, di questo Pescara-Juventus? Sulla carta non dovrebbe esserci partita? No, sulla carta non c'è partita perché la Juventus è una delle squadre più forti d'Europa, però sono quelle partite un po' particolari dove sono due squadre che a questo punto non hanno più nulla da dire e possono capitare le sorprese, ed è questo che ci si augura. Sottoscrivo quello che ha detto Dino Zampacorta, è vero. Abbastanza arrabbiato Dino Zampacorta? Lui è molto arrabbiato con gli occasionali, io un po' meno, perché capisco che comunque non tutte le persone hanno le possibilità e magari aspettano quella partita per vedere la squadra del cuore. Certo, dispiace il fatto che, chiaramente, onestamente a me dispiace più il fatto che in partite di seconda fascia non ci sia lo stadio pieno di tutti i tifosi pescaresi, intendo dire, ci sono partite dove qua ci sono 7-8 mila spettatori di Serie A, magari col Torino, faccio un esempio col Genoa, dove magari ci si aspetta comunque sempre 20.000 spettatori, e questo sarebbe bello del calcio, anche perché comunque stai giocando la Serie A, al di là della stagione poco fortunata di quella di quest'anno. Allora, siamo quasi in chiusura, prima di un'ultimissima battuta con Riccardo Clinco. Andrea, se tu sei d'accordo, io ricorderei brevemente quantomeno i due undici, le due formazioni che scenderanno in campo, partendo dalla Pescara. 4-3, ecco, se poi Riccardo vuole dire qualcosa su questo modulo preferito, questo Zeman, 11 anomalo schierato da Zeman. Sì, dunque con Fiorillo in porta, Zampano, Campagnaro, Code, Biraghi in difesa, Muntari, Koulibaly e Memusciai a centrocampo, Caprari, Bebek e Brugman in attacco. Per quanto riguarda la Juventus, 4-2-3-1 con Neto in porta, Lichtsteiner, Barzagli, Rugani e Samoa in difesa, Marchisio e Pjanic a centrocampo, poi Cuadrado, Dybala e Mandzukic sulla tre quarti con Higuain unica punta di ruolo. Una curiosità, lo avrai detto anche tu Andrea, sicuramente nel corso del TG6, in panchina nella Juventus con la maglia numero 38 c'è Rolando Mandragora, lo scorso anno protagonista ma anche sfortunato giocatore del Pescara nella promozione dei biancazzurri in Serie A. Riccardo, brevemente un commento su questa formazione, perché nel Pescara le due punte centrali, gli unici due giocatori che in questo organico ad oggi con Gilardino infortunato sono attaccanti centrali, ovvero Bebek e Cherry sono in panchina. Te lo aspettavi e come si può spiegare tutto questo? Spiegare a volte le scelte del mister sono difficili, è difficile, e anche perché lui praticamente ripropone il modulo che ha giocato settimana scorsa per 70 minuti. Non lo so, è difficile commentare, forse vuole giocare con i piccoli davanti e giocare molto sul palleggio e poco con la punta centrale, oppure nell'arco della partita cambia e mette la punta centrale, però effettivamente mi ha un po' sorpreso questo assetto di gioco. Speriamo abbia ragione il mister, che rivede tutta la settimana, si vede che avrà valutato i tre d'attacco, i tre più in forma degli altri due che si siedono. Andrea, non so se hai qualche domanda dallo studio. Io ne avrei diverse, però capisco che il tempo stringe soprattutto per voi. Ecco, un aspetto che riguarda la Juventus: torna e arriva l'Adriatico Massimiliano Allegri, che è stato una figura importante nel secondo Pescara promosso di Galeone, capitano anche del Pescara, era in campo in quella famosa, ricordata anche ieri dallo stesso Allegri in conferenza stampa prepartita, in quel famoso Pescara-Juventus 5-1, più tardi vedremo anche le immagini, e Allegri ha schierato le 5 stelle, quindi Cuadrado più Dybala più Higuain più Mandžukić più Pjanic.
Sì, dunque diceva Andrea Costantini che Allegri ha fatto sì un po' di turnover, però ha schierato quelle che sono le stelle di questa squadra, ovvero Mandžukić, Dybala, Higuain, insomma forse un po' sotto sotto teme che ci possa essere un rilassamento da parte della sua squadra. No, ma anche noi abbiamo schierato le nostre stelle, eh? Schieriamo la formazione migliore, quindi qual è il problema? Ma no, la Juventus, la seconda squadra della Juventus secondo me è una squadra comunque da fascia alta di classifica. La Juve ha 25 titolari, ne fa giocare 11, ma ne ha 11 in banchina e 3 in tribuna, che sono comunque titolari di qualsiasi altra squadra. Quindi non parliamo di organici, perché la Juventus è la Juventus, ripeto, Rugani, che in teoria, dico un nome, è titolare oggi, ma che generalmente si siede, sarebbe titolare probabilmente di qualsiasi squadra di Serie A. È troppo il divario a livello. Speriamo invece di avere un divario diverso a livello psicologico, di affrontare la partita con impegno, con rabbia, con grinta, che è quello che io sempre cerco, e di sopperire al tasso tecnico, appunto, con un po' di voglia di onorare la maglia e di andare a vincere questa partita, soprattutto per la città e per tutti. Bene, grazie a Riccardo Clinto. Ok, Paolo, ci sentiamo tra 10 minuti circa. Collegamento prepartita dall'esterno dello Stadio Adriatico, a voi la linea, sì. Perfetto, grazie a Paolo Renzetti. Andiamo con la schermata della Serie A, lo abbiamo detto nel corso del collegamento di questo epilogo davvero rocambolesco del derby di Milano, derby giocato alle 12.30 anche per agevolare i telespettatori dalla Cina, un omaggio alle neoproprietà, quella del Milan davvero freschissima, roba di ore, già da diversi mesi invece Suning è a capo dell'Inter. Allora il derby è stato giocato in questo orario desueto per una gara come questa, cioè le 12.30, e non sono mancate le sorprese, con l'Inter avanti 2-0 alla fine del primo tempo, l'1-2 firmato da Candreva e da Icardi, e poi due calci d'angolo nel finale hanno permesso al Milan di pareggiare con i gol di due difensori, Romagnoli e Zapata. Peraltro la rete di Zapata è arrivata con la goal line technology e nel settimo minuto di recupero, quando inizialmente erano stati fissati 5 minuti di recupero da Orsato. Quindi alla fine, nonostante non ci sia stato un vincitore, ma la gioia è per i tifosi del Milan, la delusione per quelli dell'Inter. Le partite del pomeriggio, perché il turno si consumerà tutto in questo sabato pre-pasquale, dunque Cagliari-Chievo, Fiorentina-Empoli, Genoa-Lazio, Napoli-Udinese sarà il posticipo di questa sera alle 20.45, poi Palermo-Bologna, Pescara-Juventus, Roma-Atalanta, Sassuolo-Sampdoria, posticipo delle ore 18, e Torino-Crotone. Uno sguardo rapido alla classifica per vedere le conseguenze di questo risultato nel derby, con il Milan che dunque evita il sorpasso dell'Inter, a quota 58 il Milan, a quota 56 l'Inter. L'Atalanta al momento mantiene il quinto posto in attesa di giocare la difficile gara dell'Olimpico tra poco contro la Roma. Vediamo ora la Lega Pro, la schermata della Lega Pro con le partite. Si sta peraltro giocando un match già in Lega Pro, la partita dello stadio Braglia di Modena, tra Modena e San Benedettese, il risultato parziale di 0-0 al 21esimo, tra poco apparirà dunque la correzione. Poi diverse gare alle 16.30, Ancona Feralpi-Salò, Lumezzane Albino Leffe, Sant'Arcangelo Mantova, Sud Tirol Maceratese, Teramo Forlì e Venezia Fano. Alle 18.30 Bassano Parma e Pordenone Padova. Peraltro il Venezia con un punto quest'oggi taglierebbe il traguardo della promozione in Serie B in via matematica. Serve un punto alla squadra di Filippo Inzaghi. Non è un campionato che seguiamo, ma vi dico che nel girone C di Lega Pro un'altra squadra potrebbe festeggiare il ritorno in Serie B. È il Foggia di Stroppa che deve cercare di battere l'avversario odierno, che è la Regina, e deve sperare in una sconfitta del Lecce a Matera. In caso di questa combinazione, anche il Foggia quest'oggi taglierebbe il traguardo della promozione matematica in Serie B e sarebbe il ritorno, appunto, di una squadra dal passato importante, molto legato ovviamente al nome dell'attuale tecnico del Pescara, Zdenek Zeman. Chiaramente seguiremo, vi terremo informati anche su questo fronte.
La partita del Bonolis avrà inizio alle ore 16:30. Facciamo un tuffo nel passato, perché tra i precedenti in Serie A, appunto della gara Pescara-Juventus, sì, la Juventus è in vantaggio nelle vittorie, ma non di tanto, e anzi il Pescara si è tolto delle soddisfazioni. Partiamo dalle immagini del campionato 87-88, il campionato che si concluse con la salvezza del Pescara, e la Juventus guidata da... no, non sono queste le immagini, sono gli highlights, eccoli qua, di Pescara-Juventus. Finì 2-0 per il Pescara con le reti di Junior e Pagano. Rileggiamo le due formazioni che scesero in campo in quel 7 febbraio dell'88 davanti a un Adriatico, vedete, festante. Pescara in campo con Zinetti, Di Cara e Camplone, Marcheggiani, Junior e Bergodi, Pagano, Loseto, Gasperini, Sliskovic e Gaudenzi. In panchina Gatta, Ferretti, Felice Mancini, Danese e Romano. Il tecnico ovviamente Giovanni Galeone. La Juventus allenata da Rino Marchesi rispondeva con Tacconi, Bruno e Cabrini. Questo intanto il gol di Junior al nono della ripresa. Poi Bonini, Brio, Tricella, Mauro, Magrin, Rush, De Agostini e Alessio. La partita fu vinta dal Pescara per 2-0, un gran secondo tempo. Ecco il gol del raddoppio, siglato da Rocco Pagano nel finale, al 36esimo della ripresa. Un finale di partita entusiasmante per la squadra di Galeone, un successo che poi sarebbe stato importante in quel girone di ritorno per dare la salvezza alla compagine biancazzurra. L'unica salvezza che Pescara possa ricordare in Serie A. Abbiamo visto anche l'abbraccio tra i due portieri, Zinetti e Tacconi. Ma la vittoria più incredibile è stata ricordata più volte in settimana, anche perché in campo c'era nel Pescara Massimiliano Allegri, ora allenatore della Juventus, che andò a segno una volta e mezza in quella partita. Possono partire le immagini anche che si riferiscono a questa gara, è una delle sconfitte più pesanti subite dalla Juventus in Serie A. Questo 5-1, Juventus reduce dal trionfo in Coppa UEFA, Pescara già retrocesso, che partì male perché ci fu questo gol di Ravanelli, poi la rimonta del Pescara con le reti di Allegri sul rigore, del compianto Borgonovo, ancora Allegri con deviazione di Carrera, e nel finale Martorella e Palladini per un 5-1 con cui il Pescara salutò alla grande il pubblico dell'Adriatico nonostante la retrocessione. Anche in questo caso andiamo a leggere le due formazioni che scesero in campo quel 30 maggio del 93. Pescara con Marchioro, Alfieri e Sivebeck, Dunga, Di Cara e Nobile, De Julis, Palladini, Borgonovo, Allegri e Compagno. In panchina Savorani, Rosone, Martorella, che poi entrò, Sliskovic e Massara, Massara che ha preso il posto nel finale proprio di Allegri. Juventus, come detto, reduce dalla vittoria in Coppa UEFA con Peruzzi, Carrera e Marocchi, Galia, Kohler e Giulio Cesar, Di Cagno, Conte, Ravanelli, Baggio e Meller, che fu espulso nel corso del secondo tempo. In panchina Rampulla, Dal Canto, De Marchi e Torricelli. L'allenatore era Giovanni Trapattoni. Ovviamente sulla panchina del Pescara il duo Corelli-Zucchini in sostituzione di Galeone, che era stato avvicendato, esonerato nel corso del girone di ritorno. Questo il gran gol del compianto Stefano Borgonovo, il gol che diede il vantaggio al Pescara ad inizio della ripresa. Poi un Pescara dilagante contro una Juventus svagata, anche delle occasioni mancate, ed ecco il gol di Allegri con tiro deviato da Carrera e la palla che trova addirittura un buco nella rete, ma il direttore di gara Quartuccio di Torre Annunziata vide molto bene e diede ovviamente il gol al Pescara. Poi sarebbero arrivate le reti nel finale di Totò Martorella, eccolo qui il colpo di testa di Martorella, e quindi la rete di Palladini al 90esimo. Ecco l'abbraccio tra i due amici, sono tuttora amici, Allegri e Martorella, ed ecco la rete siglata da Ottavio Palladini. Non siamo in una situazione analoga, perché la Juventus è in corsa in questo momento in Champions League e mercoledì avrà il ritorno dei quarti di finale al Camp Nou, partendo dalla vittoria maturata allo Stadium martedì scorso per 3-0. Il Pescara non è retrocesso, ma insomma, la classifica dice che questo verdetto potrebbe diventare realtà nel giro di poche settimane. Chissà che il Pescara non possa fare uno sgambetto, anche se Allegri, già con la formazione che ha schierato, vuol far intendere ai suoi che la partita non va sottovalutata, e la scelta è stata quella di inserire
i giocatori più importanti, più rilevanti, di maggior classe in attacco. Io direi di tornare, se possibile, allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per l'immediato prepartita e anche per il racconto dei primi minuti di gioco del nostro Paolo Renzetti. Paolo. Ok, allora diamo modo alla regia di approntare il collegamento. Ricordiamo questo assetto varato da Zeman, soprattutto appunto negli uomini, un Pescara assolutamente inedito, al di là delle assenze che insomma sono una costante di questa stagione maledetta per il Pescara, però Zeman lascia in panchina Baebek, che non è al 100%, colui che avrebbe potuto giocare al suo posto, cioè Cerri, che è un giocatore di proprietà della Juventus, e vara questo attacco con un falso 9 che dovrebbe essere Gaston Brugman, con Memushai, con Caprari, e poi giocano insieme Bruno e Muntari, che venivano dati in ballottaggio per un ruolo da metodista, appunto il ruolo davanti alla difesa. Invece Bruno e Muntari giocano insieme, c'è anche Koulibaly, quindi insomma è un assetto che negli uomini è piuttosto prudente per Zeman. Io chiedo lumi alla regia. Abbiamo Paolo? Andrea, mi ascolti? Sì, puoi andare. Perfetto, allora tutto pronto per l'inizio di Pescara-Juventus. Sarà il Pescara in maglia blu con risvolti bianco-azzurri a toccare il primo pallone di questa gara, battuto il calcio d'inizio dalla formazione adriatica. Subito in avanti il team abruzzese. C'è questo tiro con la parata in due tempi del portiere Neto. Dopo appena 10 secondi di partita c'è stata questa conclusione di Memushai con il pallone parato in due tempi da Neto. Dunque inizio arrembante del Pescara, che ha già recuperato un pallone. Il lancio di Bruno però per un compagno che doveva essere Brugman non è preciso, palla che termina fra i piedi del portiere Neto. Dunque subito uno spavento in casa della Juventus. Questa conclusione di Memushai non violentissima, ma sicuramente a sorpresa, che ha creato qualche problema a Neto, che forse non si attendeva il tiro del capitano del Pescara, con la respinta e con la parata in due tempi del portiere Neto, che oggi gioca al posto di Buffon, che non è neanche in panchina. Pescara, dicevamo, in maglia blu con risvolti bianco-azzurri, che attacca dalla sinistra alla destra della porta difesa da Neto. Ovviamente la Juventus in maglia bianca questo pomeriggio attacca dalla destra invece alla sinistra della nostra postazione. Come sempre, come ormai da quasi due mesi a questa parte, il settore centrale superiore della curva nord è vuoto per la nota protesta degli ultra biancazzurri, con il consueto striscione che campeggia anche oggi in curva nord. Però c'è il record di presenze e di incasso per lo stadio Adriatico, con 20.221 spettatori, un incasso di 431.000 euro, davvero un incasso importante considerato anche la capienza ridotta dello stadio Adriatico. Giovanni Cornacchia si gioca da quasi tre minuti nel corso del primo tempo allo stadio Adriatico. Ribadisco il parziale, che è quello di inizio partita: Pescara 0, Juventus 0. C'è un calcio di punizione in favore della Juventus, è stato atterrato Quadrato, dunque il fischio del direttore di gara, che lo ricordiamo il signor Marco Di Bello di Brindisi. Due assistenti sono Fabiano Preti di Mantova e Giacomo Paganessi di Bergamo, il quarto uomo Valentino Fiorito di Salerno, i due addizionali Massimiliano Irrati di Pistoia e Fabrizio Pasqua di Tivoli. 2:20 sul nostro cronometro, terzo in corso nel primo tempo, Pescara 0, Juventus 0. A te Andrea. Mi senti? Ok, allora rientriamo, riprendiamo la linea. Devo dire sono ritmi piuttosto bassi in questo inizio di gara, e ora però arriva subito un cartellino giallo a carico di Muntari per una entrata ai danni di Dybala.
Quindi subito il primo cartellino giallo al terzo minuto a carico del giocatore ghanese per questa entrata. Montari protesta anche Campagnaro, entrata insomma che è piuttosto dura, anche se non sembra aver proprio colpito in pieno il giocatore argentino. Comunque cartellino giallo per Montari. Io saluto, do il buon pomeriggio, saluto Paolo Sinibaldi. Ciao Paolo. Buon pomeriggio Andrea. E ti do subito la buona Pasqua. Sì, sì, auguri anche a tutti quanti voi. Anche se adesso francamente tutto si sente tranne che il clima pasquale qui, no? Perché c'era uno stadio pieno come non si vedeva veramente da tempo in memoria in ogni ordine di posto. Ecco, io prima volevo chiedere a Paolo Renzetti, non ho avuto modo, lo faccio con te. Paolo, che atmosfera si respira lì all'Adriatico Cornacchia? C'è questa rappresentanza notevole di tifosi della Juventus? Insomma, il Pescara gioca in casa o gioca fuori? Ma guarda, secondo me è un po' il 50%, no? Questa potrebbe essere la divisione giusta. È chiaro che ci sono tantissimi tifosi della Juventus anche qui in tribuna oppure sui distinti, ma può dar fastidio questo aspetto, ma è normale che sia così quando si va ad affrontare una squadra così importante come la Juve, ma d'altro canto era capitato forse in misura un po' minore contro il Milan, contro l'Inter, capiterà anche contro la Roma. Però di sicuro in questi primi minuti in cui il Pescara ha anche avuto un avvio piuttosto sbarazzino, no? Il tipo si è sentito e come, quindi io credo che ci sia una larghissima partecipazione da parte del pubblico pescarese, al di là del fatto che poi molti siano con le bandiere o comunque con le sciarpe della Juventus. Io vedo un bel clima oggi allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. E poi vedo anche un avvio sbarazzino del Pescara, certamente di fronte hai un colosso di caratura mondiale, ma sai com'è? Poi io penso che Zeman l'abbia fatto capire. La partita va assolutamente giocata. Peraltro Paolo, entriamo un po' nel novero delle scelte dei due allenatori, iniziando da quelle di Zeman, che ovviamente non deroga dal modulo, però questi uomini che ha scelto disegnano un 4-3 piuttosto anomalo. È molto anomalo come 4-3-3. Io personalmente sono parecchio incuriosito dalla posizione che oggi riveste in campo Brugman, no? Perché sì, tu ricorderai, no? Ne abbiamo parlato anche nel corso delle trasmissioni sportive di TV6. C'è Brugman che è un mediano, no? Fondamentalmente, è un regista, chiamalo come ti pare, però basso, mentre Zeman, anche in una conferenza stampa di qualche settimana fa, aveva definito Brugman un giocatore d'attacco, addirittura un giocatore esterno. Oggi sta giocando assolutamente in attacco Brugman, ma sta giocando in posizione centrale. Quindi sinceramente è una novità assoluta questa che vediamo. Sì, il 4-3-3 è assolutamente anomalo. Peraltro, ecco, anche a Empoli Brugman era stato provato in quella posizione, però insiste Zeman e tiene in panchina Baibek e Cherry, che insomma sarebbero due centravanti di ruolo, soprattutto Cherry, Baibek in parte anche adeguato. Perché lui teme insomma questa partita, pensa di giocarsela al meglio in questo modo, c'è una motivazione di natura tattica, non so. Ma io penso, allora, è una motivazione di natura tattica, perché un 4-3-3 con la linea offensiva che è composta da Memushai da destra, Memushai, Brugman e Caprari, francamente non si era mai vista, no? Quindi questa è la prima curiosità della giornata. Perché questo? Sicuramente perché qualche giocatore lo ha deluso, e mi riferisco probabilmente soprattutto a Cerri, e sia perché con questo modulo è il 4-3-3, ma è un 4-3-3 assolutamente mascherato. Magari spera di sorprendere una Juventus che, come sappiamo, non gioca proprio con tutti quanti i titolari, anche se, e qui passo alla parte tattica della Juventus, i quattro offensivi ci sono tutti, no? Perché c'è Cuadrado, c'è Dybala, c'è Mandzukic e c'è Higuain, per cui è una Juventus senza tutti i titolari, ma è una Juventus che lì davanti fa davvero paura, e magari Zeman spera
di sorprendere quelli che lì in difesa e a centrocampo della Juve non sono proprio i titolari inamovibili attraverso un schieramento diverso dal solito. Ecco, poco fa abbiamo visto un'azione che può essere anche un tema tattico della partita. Muntari appena recupera palla, una palla persa dalla Juventus, una immediata verticalizzazione per Caprari, poi c'è stata la copertura di Rugani, ma Juventus un po' scoperta nella circostanza. Sì, diciamo che è proprio così, no? I primi minuti sono stati minuti in cui il Pescara ha provato a sorprendere la Juventus. Adesso mi sembra che dopo 8 minuti di gioco le cose si siano un po' più ristabilite, probabilmente anche Allegri ha rimesso a posto 3 o 4 cosette che forse non aveva visto all'inizio, proprio perché è del tutto sorprendente lo schieramento del Pescara di oggi. La partita è ancora lunga, ma è una partita bellissima, perché si gioca in uno scenario, certo voi la state vedendo ovviamente sugli schermi e vi assicuro che dal vivo è ancora molto molto più bello, perché lo stadio è davvero gremito come ai tempi d'oro, e poche volte si è visto così. Poco fa Paolo abbiamo riproposto i precedenti però vincenti del Pescara all'Adriatico e anche lì abbiamo visto gran pubblico, ovviamente. Sì, perché poi i precedenti ci tu eri allo stadio in una di quei precedenti vincenti, il 2-0 dell'88 o il 5-1 del 93? Ma sì, io il 5-1 del 93 lo ricordo nitidamente, no? Con una Juventus che è rimasta all'epoca assolutamente sorpresa dall'atteggiamento del Pescara. Poi certo era un'altra Juventus, era una Juventus che sicuramente in Europa stava facendo bene anche in quell'anno, ma nella Coppa UEFA, e questa invece è una Juventus molto solida, una Juventus molto tedesca, mentre in questo momento c'è stata la grande parata di Fiorillo sull'imbeccata di Higuain per Mandžukić. Mandžukić che da 2 passi ha sfiorato il gol e ci sta riprovando anche adesso Higuain. Insomma, doppia occasione per la Juventus. La Juventus che si sta facendo avanti è una Juventus che, ti dicevo, è diversa da quella del passato, quando il Pescara ad esempio nel 93 vinse per 5-1. Quella era una Juventus distratta. Questa potrebbe essere una Juventus distratta, perché sappiamo il doppio impegno in Champions League, ma complessivamente mi pare una Juventus molto più formato Panzer, oserei dire. Diciamo che Allegri ha fatto di tutto per non distrarre la Juventus schierando gli uomini migliori dalla cintura in su. Mi pare che l'inizio della Juventus sia abbastanza sotto ritmo contro un Pescara che vuole metterci quella punta di agonismo che spesso è mancata alla squadra prima di Oddo e ora di Zeman. Hai detto bene tu, la Juventus ha cominciato sotto ritmo, ma adesso che sono trascorsi 10 minuti di gioco si sta facendo avanti in maniera sempre più pericolosa. Ma d'altronde questo è il tema tattico e sarà il tema tattico. Perché? Perché quando i 4 davanti decidono di giocare, è chiaro che diventa difficile per il Pescara trovare e fare un'opposizione valida. Ma il Pescara c'è, guardate anche adesso, perché adesso c'è stata questa apertura di Bruno a beneficio di Caprari, e se Caprari non fosse scivolato in area, la difesa della Juventus sarebbe stata anche in questo caso messa in difficoltà. Io credo che si stia riproponendo questo. Allora, in difesa è chiaro che abbiamo Lichtsteiner, Barzagli, Rugani e Asamoah, ma non sono i titolari inamovibili della Juventus. Mentre lì davanti, quando attaccano Quadrato, Dybala, Mandžukić e Higuain, lì sono i titolari inamovibili della Juventus, sì, e si vede la differenza, perché lo abbiamo visto prima, no? Higuain che prende qualche metro sulla fascia sinistra d'attacco della Juve, e poi Fiorillo è costretto a fare un intervento molto importante su Mandžukić. La chiave è lì: quando l'attacco della Juventus decide di fare gioco, allora sono dolori. Però lì in difesa io ho l'impressione che forse tutto questo schieramento un po' rinnovato, chiaramente per motivi legati alla doppia partita contro il Barcellona, potrebbe creare anche qualche piccolo vantaggio al Pescara. Vogliamo essere ottimisti oggi, ci mancherebbe. Certo. Intanto continuano i cartellini gialli, dopo Muntari è toccato ora Pjanic, e mi sembra un giallo che ci sta, perché il direttore di gara ha fatto proseguire l'azione per il vantaggio con la sgroppata di Biraghi, però in precedenza Pjanic era intervenuto fallosamente, non ho visto bene su chi, ma insomma sembrava un intervento meritevole del giallo, e a fine azione il direttore di gara poi ha estratto il cartellino.
È proprio così, certamente il giallo che è stato assegnato proprio 5-6 minuti fa a Montari mi sembra un po' più grave, un po' più pesante, perché Montari è un giocatore di peso, no? Di peso sotto tutti i punti di vista, ed è un giocatore che si espone anche di più a certi falli. Quindi prendere il cartellino giallo dopo 5 minuti di gioco sinceramente mi sembra un pochettino penalizzante per il tipo di gioco di Montari, mentre certo. Pjanic è diverso anche come caratteristiche. Bisognerà ovviamente stare attenti e poi insomma adesso prendo spunto semplicemente da questo colpo di testa, no? Da colpo di testa anche all'indietro. Qui ci sono dei giocatori del Pescara come Koulibaly in questo caso, che dimostrano di avere una personalità che va al di là degli anni, personalità che non alleni, o ce l'hai o non ce l'hai, o ce l'hai o non ce l'hai, perché tu ricorderai anche nel corso di una puntata di Replay di TV6 era parlato di questo, no? Quando un giocatore, un ragazzo, ha fame, nel senso che viene da una situazione particolarmente difficile a livello di vita vissuta, costretto a magari a sbarcare in Italia su un gommone, se sei lontano da tutto e da tutti e magari dormi anche in case abbandonate prima che ti trovino un rifugio caldo a Montepagano, probabilmente non hai paura di giocare una partita, probabilmente ti esalti di fronte a certi avversari. Magari un ragazzo come tanti che invece vive in una realtà socialmente più agiata, probabilmente nella testa ha altri aspetti. Ma no? Sai Paolo, io penso che lui abbia anche una certa consapevolezza di sé, benché sappia anche che ha tanto da imparare, però io penso che abbia anche una certa coscienza dei suoi mezzi, e questo lo aiuta poi a essere padrone di se stesso anche in campo, anche in una partita di questo livello. Lui per me è molto forte, non ti deve assolutamente montare la testa, perché sai bene che quando ti trovi in questi palcoscenici con tante prospettive davanti la cosa più facile che ti può accadere è che tu ti monti la testa, però mi auguro che questo non accada. Poi tu sai bene, come sappiamo bene tutti quanti noi, che siamo operatori del mondo dell'informazione sportiva in questo caso, e che Koulibaly è proprio nella lente di ingrandimento della Juventus, no? Sì. Quindi sta giocando contro quella che potrebbe essere la proprietaria del suo cartellino già nella prossima stagione. Che se ne è parlato, se ne è parlato, e quindi oggi lui è particolarmente osservato. Quindi sai, sono le due possibilità: o quando sei sotto la lente di ingrandimento della Juve te la fai sotto, oppure rendi il doppio, e mi pare che Koulibaly per ora stia giocando una buona partita. Va bene Paolo, io ti ringrazio e ci sentiamo magari nel corso del secondo tempo per ulteriori approfondimenti. Se non ci sentiamo, davvero auguri di buona Pasqua a tutti voi. Assolutamente. Grazie. Auguri anche a te, caro Paolo. Allora, andiamo con la schermata della Serie A, perché mentre parlavamo con Paolo abbiamo visto già delle sovrimpressioni che ci hanno aggiornato su quanto sta accadendo. Doppio vantaggio del Cagliari sul Chievo, in gol i due attaccanti di riferimento di Rastelli, ovvero Marco Boriello e Marco Sau. Poi il Genoa, che con il ritorno di Juric sembra essere partito con il piede giusto contro la Lazio, in gol anche il Ciolito Simeone, che veniva da un periodo di appannamento, e con il ritorno di Juric torna anche lui al gol. Dunque Genoa 1, Lazio 0. Sono sullo 0-0 Fiorentina-Empoli, ma con un inizio piuttosto arrembante della squadra di Paolo Sousa. Palermo-Bologna, ovviamente Pescara-Juventus, ma anche Roma-Atalanta, ma anche Torino-Crotone, con le partite Sassuolo-Sampdoria e Napoli-Udinese programmate per più tardi: la gara del Mapei Stadium alle 18, la gara del San Paolo alle 20:45. Allora torniamo da Paolo Renzetti per un paio di minuti di cronaca, ma anche per ricapitolare quello che è accaduto finora sul manto dell'Adriatico, cosa che abbiamo detto cammin facendo durante il collegamento con Paolo Sinibaldi, ma con te Paolo rifacciamo un po' ordine. A te. Sì, grazie Andrea, prendiamo la linea perché sono 17 minuti di gioco sul nostro cronometro, sempre 0-0 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia tra Pescara e Juventus. Attacca intanto in questo istante la formazione ospite Quadrado, il cross in area di rigore troppo lungo per Mandžukić, con il pallone che termina in fallo laterale nel periodo non collegato. Da segnalare una grossa occasione per la squadra di Massimiliano Allegri: al decimo minuto è partito Higuain, che ha seminato due avversari, poi ha servito a centro area per Mandžukić il controllo del giocatore, il tiro quasi a botta sicura
dell'attaccante juventino con il miracolo del portiere Fiorillo, che è riuscito a respingere e a salvare il risultato. Pescara arrembante, che sta aggredendo o cercando di aggredire in ogni zona del campo la formazione bianconera, e c'è da segnalare che all'ottavo minuto, prima dell'occasionissima capitata sui piedi di Mandžukić, era stato Caprari ad essere lanciato sul filo del fuorigioco. Caprari che poi è entrato in contatto con Rugani. A nostro avviso non c'è stata azione fallosa di Caprari. Rugani poi è terminato a terra quando stava per perdere il pallone, si è guadagnato il calcio di punizione fischiato tra le improperie del pubblico di casa dal signor Di Bello di Brindisi. Ora c'è il contropiede della Juventus con Dybala, che viene fermato efficacemente da Campagnaro. Ottima la giocata del giocatore argentino su Paolo Dybala, l'eroe della vittoria della Juventus con il Barcellona. In questa occasione Campagnaro ha fatto valere evidentemente la sua esperienza. Attacca ancora il Pescara, c'è questo corridoio in area di rigore per Caprari, il servizio sulla sinistra per Biraghi, il tentativo di cross, pallone che forse termina in fallo, calcio d'angolo, fallo laterale, no, è fallo laterale, dice il direttore di gara. Dunque rimessa con le mani per il Pescara. Paolo, mi sembra di poter dire che l'approccio del Pescara sia stato ottimo, e probabilmente questi primi 19 minuti sono di qualità anche superiore a quelli visti con il Milan, ad esempio. Sì, davvero un approccio direi molto positivo da parte del Pescara, che ha avuto questa ottima occasione proprio dopo 10 secondi. Tra l'altro erroneamente avevo detto che era stato Memusciai a concludere dai 20 metri, invece si trattava di Brugman, che gioca al centro dell'attacco, così come era accaduto per larghi tratti della partita giocata al Carlo Castellani di Empoli. Dunque scelta ancora una volta un po' diciamo a sorpresa di Zeman, che ha lasciato Cerri, come dicevamo anche nel corso del collegamento pre-gara, Cerri e Bebek in panchina, facendo giocare Brugman come attaccante centrale. Ancora il Pescara in avanti, il cross in area di rigore di Zampano, l'anticipo su Caprari, la difesa della Juventus che ora cerca di rinviare con Samoa il pallone scambiato con Mandžukić, che era tornato nella zona di difesa. Ancora Samoa, ancora un po' a rilento la manovra della formazione di Massimiliano Allegri, che sta seguendo la partita in piedi dall'inizio di questa sfida, mentre è seduto, non lo vediamo dalla nostra postazione di tribuna stampa, Zdeněk Zeman, che crediamo possa essere soddisfatto per quanto fatto vedere fino a questo momento dalla sua formazione. Siamo infatti giunti al ventunesimo giro di lancette allo stadio Adriatico. Ribadisco il parziale di Pescara 0, Juventus 0. Aggiungiamo, Andrea, prima di restituire la linea allo studio, che ci sono già due ammoniti. Si tratta di Pjanic nella Juventus, che era tra l'altro diffidato e dunque salterà la prossima gara, e Muntari nel Pescara. Linea a te. Grazie, grazie Paolo. Non ci sono altri aggiornamenti da dare nel periodo non collegato qui in studio, e però vi dico che in Lega Pro è finito il primo tempo al Braglia, 0-0 tra Modena e San Benedettese. E allora io saluto, do il buon pomeriggio e anche la buona Pasqua a Luigi Mastrangelo. Ciao Luigi. Andrea, buona Pasqua a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ciao ciao Luigi. Allora, è un inizio di partita con un Pescara che si sta comportando bene contro una Juventus forse un po' svogliata, un po' svuotata dalla gara di Coppa, non so come dire. Pescara invece è tonico, motivato, buone combinazioni, e per ora la squadra di Zeman piace. Sì, un buon inizio. Naturalmente la Juventus, più che svogliata, credo che sia prudente, nel senso di non rischiare interventi troppo pericolosi che possono... Peraltro essere... ho visto scaldarsi, mi pare, Rincon nella Juventus, non so se per motivi tattici o per motivi fisici, qualche contrattempo di qualche giocatore bianconero, poi magari lo capiremo meglio. A te Luigi. Sì, mi ero stupito in effetti della formazione di Massimiliano Allegri, che ha messo in campo tutti i giocatori più importanti nonostante ci fosse l'impegno di Barcellona, che naturalmente rappresenta uno snodo per la Juventus non soltanto di questa stagione, ma direi di un intero periodo, perché la Juve, la Champions, sappiamo, rappresenta un obiettivo
Attenzione, sì. Andrea, c'è il gol, sì, della Juventus, Higuain, c'è stata una conclusione, una prima conclusione ribattuta di Cuadrado, ribattuta da Fiorillo, il pallone è terminato sui piedi del giocatore argentino che da due passi non ha avuto problemi a mettere il pallone in rete. Quando siamo giunti al minuto numero 23 del primo tempo, dobbiamo dunque segnalare il vantaggio della formazione ospite con la rete di Higuain, che a due passi da Fiorillo non ha avuto problemi a mettere il pallone alle spalle dell'estremo biancazzurro. Fanno festa i numerosi tifosi della Juventus presenti allo stadio Adriatico, dunque si sblocca il punteggio quando siamo giunti proprio nella metà del primo tempo qui allo stadio Adriatico. Giovanni Cornacchia, è cambiato il parziale, Pescara 0 Juventus 1, il gol di Higuain a tela linea. Grazie Paolo, dobbiamo un po' correggere il tiro allora rispetto a quanto detto, e torno da Luigi Mastrangelo, anche perché dopo buoni 21 minuti, anche con un briciolo di qualità se vogliamo del Pescara, poi prendere un gol del genere perché sono tutti fermi in area di rigore. Intanto c'è il gol dell'Atalanta in questo momento all'Olimpico, dunque Roma 0 Atalanta 1, e se questa fosse la dinamica di questa giornata sarebbe una giornata appunto importante anche in chiave scudetto. Gol di Kurtic per l'Atalanta, però Luigi, un po' troppo fermi i giocatori del Pescara nella circostanza. Sì, ma infatti non avevo finito il concetto perché giustamente Paolo mi ha interrotto, perché come sappiamo la cronaca la facendo su tutto, però insomma stavo per dire che certo la Juve sta un po' attenta, ma naturalmente basta che accelera un pochino per ovviamente far valere una differenza notevolissima, acuita dal fatto, riprendo il concetto di prima, che Allegri ha fatto giocare tutti i giocatori più importanti, e questo secondo me deriva da due fattori, forse da una parte per rispetto del Pescara e anche per rispetto dei suoi ex tifosi. Cioè, credo che sia stato quasi un atto di omaggio di Allegri, che invece che fare una formazione del tutto, diciamo, imbottita di seconde linee, ha comunque permesso ai suoi ex tifosi di ammirare questi grandi campioni, perché poi è chiaro che le prospettive delle due squadre sono completamente diverse. La Juventus questo tipo di partita probabilmente l'avrebbe vinta anche con le seconde, la potrebbe vincere anche, attenzione Higuain, un colpo di testa, l'avrebbe vinta anche con le seconde linee, comunque ha voluto dare il massimo dell'attenzione, sia per il discorso dell'attenzione in chiave scudetto, perché come si dice non si sa mai e quindi tre punti sono sempre importanti, ma anche per dare al proprio pubblico, perché credo che quello di Pescara sia per Allegri un pubblico molto caro, perché tutti ricordiamo le 100, prima della partita si dicevano che erano 112 partite con la maglia del Pescara con 21 reti in maglia di Allegri, ma di queste 21 reti ricordiamo quelle al Milan nel famoso 4-5, tantissime azioni stupende. Beh, la parte più bella della carriera Allegri l'ha vissuta a Pescara, io penso, anche se poi ha indossato una maglia come quella del Napoli, ma non c'è dubbio che anche come vita personale, come vita privata, gli anni di Pescara sono stati per lui indimenticabili. Sì, assolutamente, poi anche degli episodi di cronaca rosa, sì, molto simpatici, oddio, a raccontarli adesso, forse per chi li ha vissuti direttamente un po' meno, ma insomma devo dire che è stato un personaggio meraviglioso. Ricordiamo quella maglia del Pescara, maglia blu con scacchi celesti, una maglia indimenticabile quella del Pescara indossata da Max Allegri col numero 8. È vero. Che tra l'altro anche la scelta del numero, lui spesso preferiva l'8 al 10, quasi come se fosse un vezzo di non indossare il 10, attenzione il Pescara in avanti, il gran tiro, ma c'è una chiusura di Rugani che naturalmente impedisce al Pescara di calciare in porta. Dicevo, sì, il 10 lo lasciava spesso, soprattutto nell'anno di Serie B a Ceredi. Sì, e lui Giacomo indossava l'8. Sì, mi ricordo questa cosa, non so se fosse un vezzo, quasi per dire sono ancora, quasi un atto di ulteriore superiorità, come per dire sono ancora di più del 10, non so che cosa. O forse perché lui era una mezzala di qualità, comunque una mezzala, e quindi il 10 non è il numero della mezzala, ma era il numero del trequartista. Invece l'8 poteva essere nelle antiche credenze, no? Negli antichi abbinamenti ruolo numero di maglia, l'8 era quello più legato al ruolo di Allegri, appunto. Sì, al di là di queste cose, insomma, sono
aneddoti che ricordiamo semplicemente per dire come Allegri veramente sia una parte di questa città, di questo pubblico. Il fatto che ci torni a Pasqua è come un figlio che torna a casa. Guarda, mi piace Pasqua. Ricordare Luigi che Allegri pochissimi giorni prima di essere chiamato ad allenare la Juventus, peraltro in una situazione burrascosa con i tifosi che erano pro Conte e contro Allegri, Allegri era sulle spiagge di Pescara con i tanti amici che ha lasciato appunto in riva all'Adriatico, era qui e poi quando ha finito quel periodo di ferie è stato chiamato quasi a sorpresa dalla dirigenza bianconera. Sì, infatti, quindi gli ha portato bene perché poi è diventato era già un grande allenatore. Ecco, diciamo, Allegri è uno di quei casi di un ottimo giocatore che però forse non ha, da giocatore non ha avuto le soddisfazioni pari al suo talento, che però poi da allenatore è diventato invece un grandissimo allenatore, non soltanto a livello nazionale ma a livello internazionale, tanto che molti club europei, si è parlato dell'Arsenal, insomma, hanno cercato in qualche maniera di coinvolgerlo per gli anni successivi. Quindi sicuramente per Pescara comunque non sarà mai un avversario, ma al di là dei 90 minuti, ma insomma sarà sempre assolutamente un... assolutamente, anzi ti posso garantire, ma lo saprai anche tu, che tanti che insomma tifosi del Pescara, simpatizzanti del Pescara o tifosi o simpatizzanti di altre squadre guardano di buon occhio, e sono di Pescara, guardano di buon occhio la Juventus proprio perché in panchina c'è un allenatore che è legatissimo a Pescara, appunto come Massimiliano Allegri. Quindi non è un personaggio come tutti gli altri, appunto, soprattutto agli occhi di chi ha nel cuore Pescara e il Pescara. Sì, assolutamente. Tornando alla partita di oggi, sono un po' stupito della formazione, perché una formazione forse dettata anche dalle questioni, parlo del Pescara in questo caso. Credo che sia una squadra un po' strana, se vogliamo, imbottita di centrocampisti anche nei ruoli offensivi, forse perché ci sono problemi fisici da parte dei giocatori di ruolo, però obiettivamente è una squadra un po' strana, se vogliamo, con Bruno centrocampista esterno e non centrocampista centrale, con Memusciai un po' più avanzato. Una squadra senza centravanti di fronte a una squadra che di centravanti addirittura ne ha talmente tanti che deve metterne uno come Mandzukic, sì. Che tra l'altro è l'unico di questi che ha vinto la Champions, perché giocava nel Bayern Monaco, che deve fare praticamente il centrocampista esterno perché c'è Higuaín davanti per a lui. Per lasciare Higuaín davanti. Siamo agli antipodi, assolutamente. Senti Luigi, per chiudere questo primo collegamento, è una gara che a questo punto, oltre ad avere il pronostico chiuso, è ulteriormente chiusa, o credi o speri in un sussulto del Delfino? Ecco, la situazione adesso di Mandzukic, che però è fuori gioco. Guarda, allora, nel calcio non si può mai dire, ricordiamo tutti quel famoso Roma-Lecce, non so se ti ricordi qualche anno fa, dove il Lecce già retrocesso praticamente tolse il titolo alla Roma battendola in una partita, o ci sono tanti altri esempi, però insomma, voglio dire, realisticamente sembra difficile, però ripeto, oggi dobbiamo ammirare il bel gioco, il bel calcio, i campioni, essere anche orgogliosi di esserci, perché insomma sarà è una grande opportunità anche semplicemente esserci, quindi godersi il positivo del momento. Va bene, grazie Luigi, grazie, buon proseguimento. Ok, allora abbiamo dato in precedenza l'aggiornamento del gol dell'Atalanta, la rete segnata da Kurtic praticamente proprio mentre la Juventus passava in vantaggio all'Adriatico Cornacchia. Siamo sullo 0-0 per quanto riguarda le altre partite. Vi abbiamo già detto dei gol segnati in precedenza: Cagliari-Chievo 2-0, Genoa-Lazio 1-0, poco fa proteste della Lazio per un atterramento in area di rigore, ma non è stato concesso il penalty. Sullo 0-0 Palermo-Bologna e Fiorentina-Empoli, peraltro Bologna in 10 uomini poco fa, e quindi inferiorità numerica per la squadra felsinea. Torniamo per un paio di minuti da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Andrea. Siamo giunti al 32esimo nel corso del primo tempo, il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione in favore della Juventus. Juventus che ora sta controllando, direi con maggiore tranquillità, il Pescara, dopo che nella prima parte di primo tempo i biancazzurri avevano creato qualche problema
in area di rigore della formazione bianconera. Nel periodo non collegato da segnalare qualcosa, soprattutto al minuto numero 25, il colpo di testa di Higuaín subito dopo, un paio di minuti dopo il suo gol che ha sbloccato il risultato. Questa volta c'è stato il colpo di testa dell'attaccante argentino con il pallone che è terminato al lato. E poi pochi istanti fa una ghiotta occasione per Mandžukić, che era in posizione regolare tutto solo in area di rigore del Pescara, ha allargato troppo il compasso, ha ciabattato una conclusione con il pallone che è terminato alla destra della porta difesa da Fiorillo. Ricordo i due giocatori ammoniti, uno per parte, Muntari per quanto riguarda il Pescara, Pjanic nella Juventus. Gran caldo questo pomeriggio allo Stadio Adriatico, così come era stato anche nell'ultimo turno di campionato per il Pescara al Carlo Castellani di Empoli. È chiaro che i primi caldi della stagione potrebbero creare qualche problema ai giocatori delle due squadre, soprattutto alla Juventus, che dopo la partita con il Barcellona ovviamente potrebbe accusare forse qualche problema in più del Pescara, che non ha dovuto giocare partite in settimana. Attacca ancora la Juventus, Cuadrado, ovviamente ora i giocatori in maglia bianca cercano di far aprire, di aprire la difesa del Pescara, di far avanzare i giocatori in maglia blu, ma in questa occasione c'è stato questo lancio in avanti di Paolo Dybala con il pallone controllato da Fiorillo. Sì. Una curiosità, com'è la situazione lì in tribuna stampa? Ci sono appunto tantissimi accreditati per questa partita e ti chiedo, ci sono anche giornalisti catalani che stanno seguendo la Juventus in vista del match di ritorno di Champions al Camp Nou? Allora, guarda, in tutta sincerità, nella parte, attenzione, c'è questo attacco del Pescara con Caprari, non riesce il servizio per Brugman e poi Zampano che recupera il pallone, allarga sulla destra per Caprari, il cross di Caprari in area di rigore dove non ci sono giocatori della formazione bianca-azzurra, e Barzagli che va a pulire l'area di rigore, pallone dall'altra parte colpito di testa da Campagnaro, poi un altro colpo di testa di Bruno con la sfera che termina direttamente fra i piedi del portiere Neto. Dobbiamo essere sinceri, Andrea, nella parte di tribuna stampa lato curva sud non c'è il pienone per quanto riguarda questo settore riservato ai giornalisti. Ci sono alcuni posti vuoti, probabilmente qualcuno avrà preferito seguire la partita all'esterno qui della tribuna stampa, e non vediamo in questo settore giornalisti stranieri, quindi se ci sono, sicuramente ci saranno, avranno trovato posto nell'altra ala della tribuna stampa o all'esterno dello Stadio Adriatico. Qui ci sono, se mi permetti la battuta, tutti i giornalisti italiani, però c'è anche c'è più di qualche posto vuoto. Ricordiamo che comunque la Pescara Calcio era stata costretta a respingere diversi accrediti proprio perché le richieste erano state numerosissime. Sono 88 i posti disponibili per la stampa allo Stadio Adriatico. Evidentemente in molti, considerando anche la bella giornata di sole e anche forse per sentire e respirare l'atmosfera che noi non riusciamo a percepire qui dall'interno della tribuna stampa, avranno preferito seguire la partita dall'esterno della tribuna stampa. 36esimo allo Stadio Adriatico, dunque 9 minuti al termine del primo tempo. Il parziale è quello che avevamo dato in precedenza, con la Juventus in vantaggio per 1-0 sul Pescara. Ricordo al 22esimo il gol di Gonzalo Higuaín. A te la linea, Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Intanto è iniziato il secondo tempo al Braglia di Modena per la Lega Pro, 0-0 tra Modena e San Benedettese, una gara che il Teramo segue da vicino con attenzione, anche se ora le attenzioni del Teramo sono al match importante, una sorta di spareggio, salvezza con il Forlì. La gara va a inizio tra poco meno di un'ora, e quindi insomma 0-0 tra Modena e San Benedettese, e in Serie A nient'altro da segnalare al momento. Allora io vado ad ascoltare, stavolta telefonicamente, prima lo abbiamo visto in collegamento audio-video, e quindi lo risaluto, Riccardo Clinco. Riccardo. Ciao Andrea. Allora, io sono uno di quelli che è uscito dalla tribuna stampa perché era super affollata. Ah sì? Quindi ma ci sono anche giornalisti spagnoli, catalani, che ci dici? Ma guarda, sì, ho sentito parlare straniero un paio di persone, quindi sì, probabilmente c'è qualche addetto stampa di qualche televisione, di qualche giornalista spagnolo, sì, ovviamente sì, ho visto
Remo ha intervistato un ragazzo, un signore e una signora che parlavano spagnolo, quindi sicuramente erano a seguito della partita della Juventus, ma da parte spagnola. Certo, e intanto per questi primi 37 minuti che giudizio diamo a questa partita e alla partita del Pescara in particolare? Ma guarda, noi contro le grandi squadre sembra quasi che giochiamo anche abbastanza bene, perché non possiamo dire che stiamo giocando male considerando il fatto che è sempre di fronte alla Juventus. Quindi stiamo facendo la nostra onesta partita, chiaramente il divario tecnico è altissimo, è proprio evidente, però la Juve onestamente non sta neanche spingendo più di tanto. Noi stiamo facendo la nostra onesta partita, è una partita anche piacevole da vedere, insomma. Però ripeto, è una partita che per il momento la Juventus sta giocando strettamente bene, noi siamo, anzi dirò di più, abbiamo messo anche qualcosa in più che in altre partite non ho visto. Bravo. Non so quanto per merito. Bravo. Nostro, sono d'accordo, e lo stavamo sottolineando Riccardo poco prima del gol di Higuain, che Pescara nei primi 20-21 minuti era piaciuto, certo non è che abbia creato palle gol importanti, però per alcune combinazioni era piaciuto, ed era piaciuto anche per l'atteggiamento agonistico. Sì, ecco, esatto, quell'atteggiamento agonistico che è mancato durante tutta la parte dell'anno, perché è sempre quello che io ti ho sempre chiesto che mancava alla squadra, e questo atteggiamento che oggi abbiamo visto. Adesso c'è stato un fallo probabilmente con la munizione di Koulibaly, infatti. Ecco, queste cose. Tanto Riccardo, do questa notizia perché c'è il vantaggio dell'Empoli al Franchi di Firenze. Mi pare abbia segnato il Kadduri, quindi Empoli in vantaggio al 37esimo ed è un gol importante per una squadra che era in crisi e che sta patendo la rimonta del Crotone. A te. È un derby, Fiorentina-Empoli, è un derby, e sai che come tutti i derby ogni risultato è probabile. Non sempre nel derby le vengono le squadre più forti. Poi l'Empoli credo che si sia spaventato molto dal risultato del Crotone di settimana scorsa, e di conseguenza ci mette qualcosa, veramente rischia di retrocedere, quindi obbligatoriamente la squadra si sarà anche con la svegliata. Senti, quindi Zeman ha rinunciato, non rinuncia al tridente d'attacco, ma questo è un tridente che ha poco del tridente, no? Esatto, non c'è solo il falso 9, ma c'è anche la falsa ala, permettetemi questa espressione. Esatto, la falsa ala, infatti sembra più mette un 4-4-2 che un 4-3-3. Poi ho visto che Musché si alterna con Koulibaly sulla posizione, a volte va un po' più avanti Koulibaly e altre un po' più Musché. Sì, è un 4-3-3, non è il 4-3-3 del maniero classico, diciamo formato di pressing di velocità, è un 4-3-3 un po' più ragionato, però poi sai, i moduli valgono quello che valgono, i giocatori in campo che rispettano o non rispettano il modulo che gli viene detto di fare. E Musché non è un'ala, sta giocando in un ruolo che non è suo, e comunque anche Brugman sta giocando in un ruolo, per il mio, che non è il suo. Assolutamente. Però, no. devo dirti che quest'oggi almeno un po' di grinta in più c'è, un po' di voglia di giocare la partita. Probabilmente questa partita è anche una vetrina per alcuni giocatori che se non mettono qualcosa contro la Juventus è quando ce la mettono, insomma. Eppure mi sembra che anche oggi il migliore in campo sia Alessandro Bruno, correggimi se sì, sbaglio. Ma perché vedi, Alessandro, che tra l'altro ci ho parlato in settimana, Alessandro è un giocatore di cuore, un giocatore di passione, e quindi su ogni pallone sembra che abbia qualcosa in più degli altri, che in realtà è lui da tutto, e ti ripeto, quello che questa squadra quest'anno a mio avviso non ha dato. Lo accennavo anche ad Alessandro parlando con lui in settimana, che l'ho incontrato, e lui mi ha detto, mi ha guardato con una faccia, chiaramente non può parlare, ma era evidente che un po' annuiva anche a quello che dicevo io, insomma, sulla forza, sulla rabbia agonistica, sempre, ripeto, nel limite del lecito, no? Però sulla voglia di fare la partita. Certo, in questo il Pescara spesse volte è mancato. Ok Riccardo, noi per ora ci congediamo da te, ma poi ci risentiamo, anche perché ci dobbiamo fare gli auguri di buona Pasqua, va bene? Va bene, sicuramente, a più tardi. Ciao. Grazie a Riccardo Klinko. C'è una punizione per la Juventus, seguiamola Paolo. Sì, punizione per la Juventus, Dybala, pallone in area di rigore, riesce a colpire
di testa un difensore del Pescara, Mai Quadrado, che ha recuperato la sfera all'indietro per il portiere Neto quando siamo giunti già al 42esimo nel corso del primo tempo, sempre Juventus in vantaggio per 1-0 nel periodo non collegato, da segnalare ancora pericoli per la formazione biancazzurra. Al 37esimo è stato Fiorillo a dire no a Higuain con il pallone che probabilmente ha colpito anche il palo esterno della porta biancazzurra. Attacca ancora la Juventus sul settore di destra, il servizio per Quadrado, sicuramente il migliore a nostro avviso, con Higuain in casa bianconera. Pallone per Pjanic in area di rigore, il colpo di testa, il tiro e il gol della formazione juventina. È stato ancora Higuain a mettere il pallone in rete quando siamo giunti al minuto numero 43 di questo primo tempo. Il raddoppio della formazione di Massimiliano Allegri, ancora con Higuain, con il servizio di testa di un compagno, mi era sembrato Mandzukic. Higuain si è ritrovato a due passi da Fiorillo, è andato a mettere il pallone in rete, doppietta per l'attaccante argentino che non era andato a segno nella gara con il Barcellona, e Juve che mette già praticamente a sicuro il punteggio quando siamo giunti a 42 e 48 nel corso del primo tempo, dunque 43esimo, quasi 44esimo in corso allo stadio Adriatico. Il parziale di nuovo variato allo stadio Adriatico, Pescara 0, Juventus 2. Il ecco, raddoppio al 43esimo di Higuain. A te, Andrea. Sì, Paolo, c'è stata questa torre di Mandzukic e poi il tocco di Zampano che ha praticamente tagliato fuori Coda, perché altrimenti la palla sarebbe finita su Coda, che era in anticipo su Higuain, e avrebbe spazzato. Quel tocco di Zampano ha un po' tagliato fuori Coda, che poi ha cercato di far blocco con il corpo nei confronti di Higuain, non ci è riuscito, Higuain gli è un po' sgusciato via e in scivolata è arrivato sul pallone. Quindi insomma, quel tocco di Zampano non ci voleva per il Pescara, anche se nel complesso Coda poteva essere più attento, perché poi probabilmente è stato anche un po' troppo passivo lì nel controllare Higuain, che in qualche modo lo ha aggirato ed è arrivato in scivolata ad anticipare Fiorillo. Insomma, anche qui insomma c'è la netta complicità di una difesa che però insomma non dobbiamo scoprire oggi contro la Juventus, che ha mille pecche che sono state appunto confermate. Prima di tornare da te, Andrea. Paolo. Sì, Paolo, dimmi. Sì, no, a proposito di difesa, attenzione, ancora la Juventus in avanti, il tiro di Dybala, la parata del portiere Fiorillo che allarga le braccia e riesce a respingere il pallone sulla conclusione di Paolo Dybala quando siamo giunti al 45esimo minuto, dunque 35 secondi e poi eventualmente solo recupero, ma crediamo che possa anche chiudersi sul 45esimo senza recupero questo primo tempo. Intanto attacca ancora la formazione di Massimiliano Allegri. Dicevo, a proposito di difesa, tu parlavi di una difesa con qualche pecca, ricordiamo, anzi diciamo, a beneficio dei nostri telespettatori, che con le due reti incassate fino a questo momento il Pescara è arrivato a 70 reti al passivo. Dunque credo che i numeri della difesa biancazzurra siano impietosi, e certo che con la Juventus non ci si poteva attendere molto, ma è chiaro che 70 gol al passivo sono davvero un'enormità per una squadra che è comunque ultima in classifica. E arriva la fine del primo tempo, come avevamo presunto, senza recupero, dunque squadre che si dirigono lentamente negli spogliatoi per un tè freddo, con il risultato di Pescara 0, Juventus 2. Ricordo i gol, la doppietta di Higuain al 22esimo e al 43esimo, ricordo anche gli ammoniti che sono Muntari e Koulibaly per il Pescara e Pjanic per la Juventus. Per il momento è tutto dallo stadio Adriatico, Higuain fa il segno della vittoria ad alcuni tifosi che lo acclamavano dalla tribuna, e posso restituirti la linea a te, Andrea. Perfetto, perfetto, grazie. Intanto in Serie A c'è un rigore per la Lazio, un rigore concesso per un fallo di mano su tiro di Felipe Anderson, intervento però dubbio, perché insomma non sembra, ci può anche stare, però protestano i giocatori del Genoa, anche perché si era oltre il minuto di recupero che era stato concesso. Dunque ora per la Lazio c'è la possibilità di approdare al pareggio proprio in dirittura d'arrivo di questo primo tempo. Vediamo la conclusione, la parata e poi il gol della Lazio. Nonostante la parata di Lamana, Biglia riesce a ribadire in gol. Era stato un bel intervento a mano aperta sulla solita conclusione potente di Biglia, che però ha raccolto il tap-in
e ha segnato a porta praticamente vuota. Dunque 1-1 tra Genoa e Lazio. Intanto in Lega Pro si sblocca la situazione, la San Benedettese è in vantaggio con il Modena, e questa è una buona notizia per il Teramo, gol di Sorrentino al 56esimo. Vi do io gli aggiornamenti in Serie A per questi finali di primo tempo. Non sono tutti finali a dir la verità, perché ecco, abbiamo la schermata, allora li possiamo leggere insieme. Cagliari avanti 3-0 perché poco prima della fine della prima frazione è arrivato il gol di João Pedro dopo le marcature di Boriello e Sau. Dunque 3-0 al Santeria per il Cagliari. La Fiorentina è sotto 0-1 con l'Empoli a rete di El Kadouri. Poi Genoa-Lazio, come detto, 1-1 dopo il vantaggio di Simeone per il Genoa, il pareggio di Biglia, che ha ribadito in gol la respinta del portiere genuano sul rigore da lui stesso sbagliato. Poi il finale della partita delle 12.30, il derby di Milano 2-2 tra Inter e Milan, Palermo-Bologna 0-0, ma Bologna in 10 uomini per l'espulsione di Pulgar. Pescara-Juventus 0-2, la doppietta del Pipita Higuain per la squadra di Allegri. L'Atalanta in vantaggio a Roma 1-0, rete di Kurtic. E poi 0-0 il parziale allo Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Crotone. Si sta giocando a Palermo, siamo oltre il primo minuto di recupero che era stato concesso, il Palermo a chiudere davanti, ma non concretizza la squadra affidata in settimana a Bortoluzzi dopo l'allontanamento di Lopez. Insomma, continuano a cambiare gli allenatori a Palermo, anche con la proprietà che non è più quella di Zamparini, ma i risultati non cambiano. 0-0 dunque la fine del primo tempo in questo momento allo stadio Renzo Barbera, finiti tutti i primi tempi in questo momento, mentre questa è la situazione in Lega Pro con la San Benedettese in vantaggio a Modena, gol di Sorrentino, siamo al 62esimo, 6 minuti fa il gol della compagine guidata da Sanderra. Io non so se siamo nella possibilità di collegarci con Teramo per il prepartita, per le formazioni, o se lo faremo dopo la pubblicità. Ok, allora ci sentiamo tra poco, ora spazio alla pubblicità, poi rientriamo con le formazioni dal Bonolis e per proseguire il racconto di Pescara Juventus. La seconda parte di Diretta Stadio, come preannunciato, tra un po' di minuti andremo in collegamento dal Bonolis di Teramo per il prepartita di Teramo Forlì, ma restiamo per il momento concentrati sulla Serie A e su questo Pescara Juventus, un Pescara sicuramente dignitoso che paga dazio per le solite disattenzioni difensive, una Juventus che sta giocando obiettivamente con le marce basse, molto basse, che comunque ha segnato due gol, un Pescara che ha provato un po' a infastidire la Juventus nella prima parte di gara con alcune buone combinazioni, certo non creando granché, con Neto che è stato impegnato solo in apertura con una parata in due tempi. Quindi 0-2 il parziale all'Adriatico Cornacchia. Possiamo riproporre la schermata mentre riapprontiamo il collegamento con Paolo Renzetti. Così ci siamo lasciati nel primo tempo con il vantaggio netto del Cagliari sul Chievo per 3-0, l'Empoli che è avanti di misura a Firenze, 1-1 tra Genoa e Lazio, il finale a Milano Inter Milan 2-2, Palermo-Bologna 0-0, Pescara-Juventus 0-2, Atalanta che è in vantaggio all'Olimpico con la rete di Kurtic, e poi lo 0-0 tra Torino e Crotone
giocatori. Intanto la regia ci comunica con il sottopancia, ci avvisa del pareggio in Lega Pro del Modena contro la San Benedettese, Modena che è invischiato nella lotta per non retrocedere, per evitare i play-out. La San Benedettese invece è all'interno della zona play-off e vuole migliorare il più possibile la sua posizione. Paolo Renzetti, Paolo. Ah, ok, stiamo approntando il collegamento con Paolo. Sì, ti sento Paolo. Perfetto, dicevamo siamo negli ultimi istanti di intervallo qui allo stadio Adriatico, le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco, si stanno scaldando i giocatori delle due panchine. All'inizio di partita in verità due giocatori della Juventus, uno sicuramente Rincon, l'altro non siamo riusciti a riconoscere chi fosse, avevano iniziato esercizi di riscaldamento, poi non ci sono state comunque sostituzioni da parte del tecnico Massimiliano Allegri. Vedremo se cambierà qualcosa nel corso di questo secondo tempo, dell'inizio di questo secondo tempo, il trainer bianconero. Vedremo anche se ci sarà qualche variazione nell'assetto, se non tattico almeno negli uomini, da parte del tecnico Zeman, perché è chiaro che su questo risultato, con questo risultato di 0-2, probabilmente sarebbe il caso di fare entrare in campo almeno uno tra Beibeck e Cherry. Ricordiamo che sta giocando come punta centrale un giocatore che attaccante centrale non è, si tratta di Brugman, che comunque aveva avuto anche una buona opportunità dopo 10 secondi di gara con un tiro parato in due tempi da Neto. Ma è chiaro che Pescara avrebbe bisogno, Andrea, anche di forza, di maggiore forza fisica in avanti, forza fisica che potrebbe essere garantita da Beibeck, che però in settimana ha avuto qualche problema, oppure da Cherry, che però era stato, per così dire, bocciato dal tecnico Zeman nella gara di Empoli, quando era stato ancora una volta Brugman a scendere in campo al centro dell'attacco dopo che c'era stato l'infortunio del giocatore, dell'ex giocatore del Paris Saint-Germain. Dunque evidentemente Cherry in questo momento non è il primo nella graduatoria delle scelte per quanto riguarda l'attacco della formazione adriatica, e anche oggi la scelta di far giocare Brugman come punta centrale evidentemente non fa che avallare questa convinzione nel tecnico. Che, Paolo, che aria tira lì in tribuna stampa? Quali sono stati i commenti dei colleghi finora? Ma diciamo che i commenti, Pescara ha giocato buoni 20 minuti, la Juve poi però al primo vero affondo ha trovato il gol, verrebbe da dire massimo risultato, minimo sforzo per la squadra di Massimiliano Allegri, che quando ha deciso di premere sul piede dell'acceleratore non ha avuto problemi a trovare il gol contro la peggior difesa del Paolo, campionato. Pescara che è stato... Perdonami, sì, ti interrompo, resta collegato, sì, perché andiamo ora a Teramo, andiamo al Bonolis per l'immediato pre-gara di Teramo Forlì, ci sono anche le formazioni ufficiali. Buon pomeriggio ad Agna Cantagalli, ciao Agna. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti. Sì, tra poco è in programma alle 16.30 Teramo Forlì, quella che è una sfida che mette più di tre punti in palio sia per il Teramo che per il Forlì, e per quanto riguarda ovviamente il discorso della salvezza diretta, il Teramo dopo il capo contro la Reggiana a Casalingo di una settimana scorsa non può fallire quest'oggi se vuole ancora puntare ad evitare i play-out. Dall'altra parte c'è un Forlì che non vince da fine febbraio, dalla vittoria sul Gubbio, che è reduce dal KO contro la Maceratese, che ha ben 5 assenti oggi, tra cui anche il capocannoniere dei romagnoli Bardelloni, che è out. Formazioni più o meno confermate nella sostanza, ma c'è la sorpresa Masocco nel Teramo al posto di Fratangelo, che dunque agirà al posto di Spighi, che come noto non è stato convocato per un problema muscolare, al pari di Imparato per Ugolotti, che non è a disposizione. Quindi il tecnico sceglie Narciso, Sales, Caidi, Speranza e Carcalis, con quest'ultimo che torna in difesa dopo aver riposato domenica scorsa. Ma
Matteo Ilari, la coppia di centrocampisti, Masocco, Tempesti che agirà alle spalle di Sansovini e di Paolo Antonio a chiudere il trio di esterni a supporto appunto dell'attaccante del Pescara. A disposizione ci sono Calore, Altobelli, Barbuti, Petrella, Scipioni, Carraro, Fratangelo, Mantini e Baccolo. Risponde il Forlì del tecnico Gadda. Tanto Agna, c'è il raddoppio del Modena, rimonta della squadra di Capuano che è ora avanti 2-1 sulla San Benettese, e questo non è un bel risultato per la squadra di Ugolotti. Assolutamente no, dicevamo di Gadda che dovrebbe mettere in campo una sorta di 4-3-1-2 che poi comunque vedremo non appena inizierà la gara, con Turrin tra i pali, adobati con Solcarini e Sereni in difesa, Alimi, Ferretti e Spinosa a centrocampo, Capellini ad agire alle spalle di Tonelli e Succi. Dicevamo dell'assenza di Bardelloni, ma c'è anche quella di Capellupo per i romagnoli, oltre agli infortunati Tentoni, Cammarotto e l'ultimo infortunato in ordine di tempo Ponsat, che ha avuto un problema alla caviglia e quindi non è stato convocato. Squadra in campo per il riscaldamento, a te la linea, ci aggiorniamo tra un po' per l'inizio di gara. Grazie ad Agna Cantagalli. Dunque, in Lega Pro Modena 2, San Benedettese 1, il pareggio di Diop, il gol del 2-1 di Loi. E questo è un risultato che sarebbe molto ma molto importante per il Modena in chiave salvezza, mentre è un risultato questo che certamente non farà felice il patron della Samba Benedettese Fedeli, una Samba che è decisamente calata nell'ultima parte di stagione, soprattutto dopo la sconfitta di Teramo. Sono iniziati i secondi tempi in alcuni campi di Serie A, tra questi l'Adriatico Cornacchia. Andiamo da Paolo Renzetti, anche perché nella Juventus c'è una novità, anche se ora il gioco è fermo. Sì, il gioco è fermo, c'è una novità in casa juventina, perché è uscito Pjanic nel primo minuto della ripresa al suo posto Rincon, non proprio diciamo la migliore prova stagionale per il giocatore slavo. Al suo posto è entrato Rincon, che come avevamo detto precedentemente aveva iniziato il riscaldamento pochi minuti dopo l'inizio della partita, e dunque c'è stata questa prima sostituzione in casa juventina per il Pescara. Invece lo stesso 11 dell'inizio partita del primo tempo, ricordiamo brevissimamente a questo punto i due schieramenti, considerando che il gioco è fermo perché c'è un giocatore della Juventus a terra e si rialza in questo istante. Si tratta del numero 21 Paolo Dybala, nessun problema per lui, pronto ad uscire dal campo come da regolamento. Oddio, nessun problema non proprio. Un pestone di Muntari, sì, che tra l'altro è già ammonito, ha rischiato, sì, il cartellino rosso. No, dicevo nessun problema per Dybala, che sembra però, sembrerebbe in grado, anche se ora si è seduto di nuovo a terra, forse per essere medicato meglio, crediamo che non dovrebbero esserci problemi. Per intanto perde il pallone la Juventus, c'è questa conclusione direi piuttosto velleitaria dai 40-45 metri di Brugman, che forse vedendo il portiere Neto un po' avanti rispetto alla linea di porta ha provato il gol ad effetto con il pallone che è terminato lontanissimo dalla porta, difesa dall'estremo juventino. È rientrato in campo Paolo Dybala, vedremo se riuscirà a restare sul terreno di gioco. Per il momento cammina un po' claudicante il giocatore della Juventus, vedremo se riuscirà a restare sul terreno di gioco, ma probabilmente potrebbe anche esserci, almeno per motivi precauzionali, una sostituzione tra breve, anche se Allegri ne aveva già effettuata una ad inizio di secondo tempo con l'ingresso in campo di Rincon per Pjanic. Allora diamo un'occhiata al cronometro, perché sono esattamente 5 i minuti nel corso della ripresa allo Stadio Adriatico. Ribadiamo il parziale che vede la Juventus in vantaggio per 2-0 allo Stadio Adriatico, da cui vi parliamo. I gol realizzati da Gonzalo Higuaín al 22esimo e al 43esimo del primo tempo. Ancora Juventus in avanti, guadagna un calcio di punizione la formazione di Massimiliano Allegri, gioco ancora fermo e giocatore della Juventus a terra. A te la linea, Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Quando è in corso il quinto minuto
l'Adriatico Cornacchia, sono oramai iniziati tutti i secondi tempi nella massima serie e non ci sono novità da dare, tutto invariato rispetto a come si sono conclusi i primi tempi. In Lega Pro a 10 minuti dalla fine al Braglia siamo sul 2-1 tra Modena e San Benedettese. Di nuovo saluto Paolo Sinibaldi. Paolo. Sì, eccomi. Allora, ci siamo congedati con Pescara che se la stava giocando, in maniera più che dignitosa contro la Juventus che poi ha colpito due volte con il Pipita. Sì, ma guarda, esattamente così. D'altronde 20 minuti io penso che Pescara li abbia giocati bene, quindi mi sembra di confermare quello che avevo visto prima. Poi è stato punito su due episodi piuttosto evidenti in cui la difesa del Pescara non è riuscita, ma anche in maniera un po' goffa, perché alcuni giocatori a livello centrale di difesa lenti che hanno consentito a Higuain di segnare, poi Higuain lo fa tanto fare, pari, no? Della Roma, Paolo, segnato Dzeko, sì. Pari della Roma, sì. Vai. Sì, ma comunque la Juventus vuol vincere tutte le partite, chiaramente vuol vincere tutte le partite al di là dei risultati delle avversarie. Si parlava anche adesso durante l'intervallo in tribuna stampa, ma anche in tribuna autorità, sai che ci sono diversi personaggi importanti. No, ti segnalo, se può essere di utilità anche per la tua trasmissione, che in tribuna era presente anche il commissario tecnico della nazionale italiana di pallanuoto, Sandro Campagna, e questo può essere interessante. Lui è un appassionato di calcio, è venuto a vedere questa partita nazionale italiana di pallanuoto che sarà tra l'altro a Pescara in raduno tra non molto, quindi Campagna ne ha approfittato anche per dare uno sguardo evidentemente alle strutture pescheresi, alle naiadi, che conosce peraltro benissimo. E si parlava del fatto che sicuramente Allegri si sta giocando la partita senza sottovalutare il Pescara, ma che probabilmente adesso nel corso dei minuti del secondo tempo opererà qualche cambio anche per far risparmiare i suoi uomini in vista della partita contro il Barcellona. Sta rischiando moltissimo invece per il Pescara la seconda ammonizione Muntari, perché all'inizio del secondo tempo è stato autore di un fallo molto molto duro che è stato anche abbastanza tanto. Scusami Paolo, io ti interrompo perché il tuo quasi omonimo Paolo Dybala lo vedo molto corrucciato e se non sbaglio ha chiamato il cambio. Occhio, perché lo sappiamo, la Juventus giocherà la gara di ritorno al Camp Nou contro il Barcellona la prossima settimana. Dybala ha subito urlato qualcosa a Muntari dopo quel fallo commesso dal giocatore del Pescara, ha provato a restare in campo, ma ora mi pare stia chiamando il cambio e lo vedo in viso molto molto preoccupato. Sì, confermo che Dybala ha chiamato il cambio, quindi tra poco sì, Allegri sì. No, è esattamente così, è uscito. È assolutamente così e non è una bella notizia per gli appassionati juventini, no? Perché comunque è stato toccato duro in più di un'occasione Dybala, evidentemente ha riportato qualche danno, speriamo, io dico per i riposi della Juventus, non serio. E adesso c'è il cambio, ti sto dando questa notizia che peraltro tra qualche attimo diventerà ufficiale, perché sta entrando Sturaro. Stefano Sturaro entra in questo momento al posto di Dybala, a quanto pare infortunato. Quindi, però al di là di questo non bisogna, e qui parlo adesso dalla parte del Pescara, sottovalutare certi cartellini, perché hanno il cartellino giallo, bello caldo, in alcuni casi sembrava anche arancione, sia Muntari sia Koulibaly, che sono proprio gli uomini di rottura del centrocampo del Pescara, per cui bisogna che si faccia attenzione e che Zeman faccia attenzione. Io sono sicuro che lo sta già facendo, ma che al momento però i cambi non ce ne sono stati, e effettivamente soprattutto Muntari mi sembra in affanno dal punto di vista anche fisico, non so se avete avuto la stessa impressione. Poi allora, sicuramente in affanno e la condizione è sempre quella che è. Aggiungo che ha anche rischiato il cartellino rosso poco fa dopo quell'intervento confermo. Dybala, quindi insomma, se poi il Pescara dovesse restare addirittura in 10 uomini, quindi insomma un cambio non ci starebbe male. Ma potrebbe effettivamente inserire qualcuno dalla panchina, anche se poi alla fine, se vai a guardare la panchina del Pescara, no? Di centrocampisti veri che possono fare questo ruolo, non ce ne sono poi tanti, perché potremmo avere Milicevic, potremmo avere
l'oggetto misterioso che è quello di Kubas, oppure in qualche maniera inserire Verre e poi travolgere in qualche modo la squadra. E poi sta facendo molto discutere dal punto di vista tattico, perché poi si sa che Zeman voglia inventarsi qualcosa di nuovo, questa posizione di centravanti di Brugman, che è spiegabile probabilmente con il fatto che Brugman indietreggia parecchio e quindi prova a rendere la difesa della Juventus più scoperta per gli inserimenti probabilmente di Caprari. Credo che sia questo l'intendimento di Zeman. Finora ha funzionato nei primi 20 minuti, poi non ha funzionato più. Non so se questo porterà a cambiare qualcosa, però per il momento dalla panchina del Pescara, a parte quelli che si stanno scaldando, e c'è anche Baybeck che si sta scaldando, non ci sono cambi. Però Baybeck si sta riscaldando e potrebbe esserci un inserimento dell'attaccante di colore del Pescara, che a sensazione è rimasto fuori nei primi 45 minuti di gioco. Certo. Paolo, un'ultima notazione sui due gol, difesa un po' troppo passiva, in entrambi i casi un po' troppo fermi, al di là della pericolosità di Higuain e delle giocate degli altri attaccanti della Juventus, però insomma una difesa che ha confermato le pecche che sono già note. Però in una gara come questa un po' più di attenzione, un po' più di concentrazione poteva esserci. Sì, sono d'accordo con te, ma no, l'impressione è che la difesa del Pescara, soprattutto nella sua parte centrale, sia stata un po' distratta, no, in entrambe le occasioni dei gol della Juventus. E oserei aggiungere anche un altro piccolo particolare, magari una mia impressione, può essere che sia anche sbagliata, ma addirittura una difesa terrorizzata. Tu sai bene che quando giochi con avversari troppo più importanti di te, anche dal punto di vista del nome del blasone, no, quando vai a giocare tutto ti sembra più difficile. Io ho avuto l'impressione che anche giocatori di esperienza del Pescara in quelle circostanze siano rimasti terrorizzati dal fatto di avere davanti un giocatore importante come Higuain, perché effettivamente non erano azioni irresistibili e non erano assolutamente azioni di cui avrebbe avuto bisogno Higuain per segnare. Intanto c'è il cambio, perché sta uscendo finalmente, oserei dire, Muntari, e sta entrando Benali. No, io dico finalmente, ma non per offendere il giocatore, ci mancherebbe, perché sono la persona meno adatta per farlo, ma perché stava rischiando nettamente il cartellino rosso. E quindi lo dico per il Pescara, che il Pescara avrebbe rischiato di concludere questa partita in inferiorità numerica, e sinceramente contro la Juventus sarebbe stata una partita davvero ad handicap troppo, troppo alto. E peraltro Zeman sceglie un giocatore che sembrava non dovesse far parte di questa partita a causa influenza, ovvero Benali, che non si è allenato né l'altro ieri né ieri. Sì, però magari adesso 30-35 minuti ce l'avrà nelle gambe e ci prova. Benali è uno dei giocatori più positivi della stagione del Pescara, a qualcuno piace, a qualcuno non piace questo giocatore libico, ma è un giocatore che ha fatto un ottimo campionato finora, nel momento in cui viene ammonito anche Caprari in questa fase. Siamo al 13° minuto di gioco, okay. Per il momento si gioca 11 contro 11 ed è una buona notizia, però è chiaro che bisogna recuperare due gol alla Juventus e non mi sembra affatto facile. Gesto di stizza di Caprari qui davanti a Di Bello, sì. Ha buttato violentemente il pallone via, lo ha fatto rimbalzare con violenza e Di Bello lo ha sanzionato. Sì, ha cercato di far vedere a tutti quanti il suo disappunto, però ci stava l'ammonizione. Insomma, Caprari va bene così, insomma, non dobbiamo scendere a questo tipo di nervosismo, perché 11 contro 11 è l'unica maniera per il Pescara per provare quantomeno a restare in partita, altrimenti diventa un'impresa ancora più titanica. Paolo, io ti ringrazio e ti auguro ancora una volta buona Pasqua, ok? E buon lavoro, ci vediamo presto, grazie a tutti. Grazie a Paolo Sinibaldi. Torniamo allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per ascoltare la voce di Paolo Renzetti. Paolo! Siamo giunti al 15°, dunque quarto d'ora di gioco nel corso della ripresa. Attacca la Juventus con Cuadrado, ancora Cuadrado, termina a terra, non c'è fallo, secondo Di Bello di Brindisi. Si può ripartire davanti il Pescara con Bruno, che però perde subito palla, e dunque di nuovo la formazione in maglia bianca che ha riconquistato il pallone. Avete detto giustamente delle sostituzioni che ci sono state. Attenzione Juventus.
Juventus in avanti, il tiro, la parata in due tempi del portiere Fiorillo su conclusione del giocatore della Juventus, appena si girerà a favore ovviamente della nostra postazione vi diremo di chi si tratta. È stato il numero 27 della formazione Sturaro, della formazione juventina, questa conclusione di Sturaro con la parata in due tempi del portiere della formazione adriatica Fiorillo. In questo secondo tempo si tratta della prima vera emozione, Andrea, in un avvio di ripresa che non ha regalato grandissime emozioni. Ci sono state invece diverse sostituzioni, ricordiamo con l'infortunio, il leggero infortunio di Paolo Dybala, che è stato sostituito da Sturaro. Ricordiamo anche che al primo minuto della ripresa Rincon aveva preso il posto di Pjanic. Nel Pescara abbiamo visto qualche istante fa l'ingresso in campo di Ben Ali, che Zeman aveva detto ieri in conferenza stampa che non sarebbe stato convocato perché influenzato. Evidentemente in nottata le condizioni del giocatore di origine libica sono migliorate, dunque Zeman ha deciso di inserirlo all'ultimo momento nell'elenco dei convocati e farlo scendere in campo al posto di Muntari, che devo dire, Andrea, al momento della sostituzione si è dovuto prendere anche più di qualche fischio arrivato dalla tribuna al suo indirizzo, prova non positiva per Muntari, che tra l'altro, come avevate anche giustamente sottolineato prima, ha rischiato almeno in un paio di circostanze il cartellino rosso e dunque l'espulsione. A proposito di cartellini, pochi minuti fa ammonito anche per proteste Gianluca Caprari, dunque anche lui sul taccuino del fischietto brindisino. 17 minuti nel corso della ripresa, sempre 2-0 per la Juventus. Ora c'è un fallo commesso ai danni di Ben Ali, di Koulibaly. E c'è il calcio di punizione comandato in favore del Pescara. Se tu sei d'accordo, Andrea, sì, anche seguiamo. Se siamo molto distanti dalla porta difesa da Neto, direi di attendere la battuta di questo calcio di punizione per poi restituire ovviamente la linea a te. La battuta, pallone sulla sinistra per Memushai, che scambia con Caprari, due avversari su di lui, è costretto a dare all'indietro a Biraghi. Il cross di Biraghi in area di rigore con il tentativo di conclusione di Brugman, che viene murato dalla difesa della Juventus. Sono 18 i minuti di gioco allo stadio Adriatico, Pescara 0 Juventus 2, a te la linea. Grazie a Paolo Renzetti. Riproponiamo la schermata della Serie A. Vediamo il quadro, non è mutato tantissimo, però insomma l'unico gol arrivato finora è un gol importante, quello della Roma che ha pareggiato con Dzeko. Roma che chiaramente non può accontentarsi di questo pareggio, che deve cercare di vincere per tenere accese le speranze di titolo, tenuto conto che a maggio ci sarà lo scontro diretto all'Olimpico e la Roma deve cercare di guadagnare qualche punto per presentarsi a quell'appuntamento in condizioni di poter insidiare il primato della Juventus. Di contro c'è un Atalanta che come sempre coriacea, benché oggi manchi il Papu Gomez. Per il resto Cagliari-Chievo sempre 3-0, ricordo i gol segnati nel primo tempo da Borriello, da Sao e da Joao Pedro. L'Empoli ancora avanti a Firenze con la rete di El Kadouri. Genoa-Lazio 1-1 nel primo tempo, le reti di Simeone e di Biglia. Palermo-Bologna 0-0 con Bologna sempre ridotto in 10 uomini. Pescara-Juventus 0-2, sta decidendo la doppietta di Higuain. Roma-Atalanta 1-1, le reti di Kurtic e di Dzeko. 0-0 tra Torino e Crotone. Dunque per la parte bassa della classifica questa sembra una giornata positiva per l'Empoli. È chiaro che poi tutto può cambiare nel giro di pochi minuti, e così come è giusto ricordare che la classifica avulsa premierebbe, in caso di arrivo a parità di punti, il Crotone, che nel doppio confronto ha una migliore differenza reti, una vittoria per parte, ma il 4-1 del Crotone nella partita di ritorno pesa tanto e dà il confronto diretto proprio alla squadra di Nicola su quella di Martuscello. In Lega Pro invece è ancora immutato il parziale, che sta per diventare finale perché siamo nei minuti di recupero al Braglia. Modena e San Benedettese sono sul 2-1, stanno decidendo i gol di Diop e Loi, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio della San Benedettese, un vantaggio targato Sorrentino.
Intanto io direi di tornare per un altro paio di minuti da Paolo Renzetti allo stadio Adriatico Cornacchia, in attesa poi di poterci collegare per l'inizio della partita con Teramo per Teramo Forlì. Paolo. Grazie Andrea, sono 20 minuti di gioco nel corso della ripresa qui allo stadio Adriatico, non è mutato il parziale nel periodo non collegato con la Juventus che continua a condurre per 2-0 in virtù della doppietta realizzata nel primo tempo da Gonzalo Higuaín, le reti timbrate ai minuti 22 e 43, ora partita che in questo secondo tempo sta regalando davvero poche emozioni, l'unica ve l'abbiamo raccontata qualche istante fa con quella conclusione di Sturaro che ha chiamato alla parata a terra il portiere Fiorillo, chiaramente la Juventus anche in virtù dell'impegno che c'era stato a Torino con il Barcellona deve fare anche i conti con il caldo e con la fatica, non sta forzando i ritmi, ora perde però un pallone importante Koulibaly, subito la Juventus in avanti con questa conclusione di Marchisio, se non andiamo errati, con il pallone che è terminato sopra la traversa della porta difesa da Fiorillo, c'era stato questo pallone perso dal giocatore del Pescara che stava per costar caro alla formazione di Zeman, con il pallone recuperato da Marchisio, conclusione però da dimenticare per il giocatore della Juventus. Dall'altra parte è Brugman che attacca e va a conquistare un calcio d'angolo per la sua squadra. Quando siamo arrivati quasi al 22esimo minuto nel corso della ripresa, Pescara che cerca quantomeno di riaprire la partita, ora è Memushai, pallone all'indietro per Koulibaly che scambia con Bruno, pallone in area di rigore, il controllo di Memushai, il traversone, palla che balla dalle parti di Neto con la difesa della Juventus che riesce in qualche modo a rinviare, brivido in area di rigore bianconera, ancora il Pescara in avanti, questo lancio di Zampano, poi il colpo di testa di Campagnaro che si era portato in avanti proprio al limite dell'area di rigore della Juventus con il pallone che però è terminato fra le braccia del portiere Neto, mentre nel Pescara Andrea è pronto ad entrare in campo Jean-Christophe Beybeck. Siamo dunque giunti al 22esimo minuto del secondo tempo dopo Benalì, in campo anche un altro attaccante, in questo caso un attaccante centrale come Jean-Christophe Beybeck che aveva avuto dei problemi ad Empoli, era uscito dal campo al 32esimo del primo tempo, fortunatamente per lui non si è trattato di nulla di grave, ora l'ex giocatore del Paris Saint-Germain è pronto ad entrare in campo al posto di Bruno e dunque c'è la seconda sostituzione in casa adriatica quando siamo giunti al 23esimo, fuori Bruno, dentro Beybeck e noi possiamo restituire la linea allo studio a te Andrea. Grazie, dunque fuori Bruno, dentro Beybeck, Zeman con il passare del tempo prova a dare un briciolo più di offensiva alla squadra con l'inserimento ora di un centravanti come Beybeck, vedremo insomma se l'innesto del giocatore francese darà dei frutti, Beybeck che anche a Empoli ha fatto bene, ha dato l'assist per il gol di Caprari, poi però si è fatto male subito dopo e purtroppo questa fragilità fisica del giocatore transalpino continua a penalizzare lui e anche il Pescara. Intanto ha pareggiato la Fiorentina lo ha fatto con Teio, ma nel rivedere il gol in bassa frequenza notiamo una posizione di fuorigioco di Borja Valero proprio sugli sviluppi dell'azione e c'è anche il vantaggio del Torino con il rigore di Belotti al 21esimo della ripresa e dunque l'Empoli sì, subisce il gol del pareggio ma arriva anche il gol del vantaggio del Torino sul Crotone, quindi è un pareggio sul quale l'Empoli paga di meno Dazio, se è possibile fare un ragionamento di questo tipo, anche se, lo ripetiamo, su questo gol del pareggio della Fiorentina pesa una posizione di fuorigioco non rilevata a Borja Valero e poi sugli sviluppi dell'azione è arrivato il pareggio di Teio. Dunque, al Franchi di Firenze, Fiorentina ed Empoli sono sull'1-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino, fallo da rigore di Ceccherini su Belotti, lo stesso Belotti ha trasformato per il vantaggio della squadra di Mihajlovic, dunque 1-0. È finita a Modena, vittoria del Modena sulla San Benedettese per 2-1, allora vediamo la schermata dei risultati e poi la classifica, perché vi diciamo anche quelle che sono le partite che stanno per iniziare, quelle delle 16:30, ovvero Ancona-Feral-Pisalò,
con l'Ancona reduce da quella vittoria clamorosa a Parma, clamorosa per la classifica, clamorosa anche per gli sviluppi che sta avendo con un presunto giro di calcio scommesse, insomma... La magistratura sta indagando su questo fronte, anche da un punto di vista sportivo, insomma, vedremo se ci saranno sviluppi, però insomma l'Ancona gioca con la Feral Pisalò, poi Lumezzane Albino Leffe, Sant'Arcangelo Mantova, Sud Tirol Maceratese, Teramo Forlì appunto, Venezia Fano, poi alle 18.30 Bastano Parma e Pordenone Padova. Vediamo anche la classifica come cambia per quanto riguarda il Modena, che al momento si allontana dalla zona pericolosa. La squadra di Capuano sale a quota 40 punti, scavalcando momentaneamente il Sud Tirol che giocherà tra poco e distanziando sensibilmente Teramo e Mantova che sono a quota 34 punti, ed è questa la soglia play-out, appunto quella dei 34 punti. Rientriamo, torniamo da Paolo Renzetti e poi approntiamo il collegamento con Teramo. Un minuto per te, Paolo. 26esimo nel corso della ripresa allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia, Pescara 0, Juventus 2, attacca il Pescara, cerca di farlo con Bebek che chiede un calcio di punizione, ma il direttore di gara dice che si può continuare, dunque si riprende mentre il pallone era terminato oltre la linea bianca con una rimessa laterale in favore della Juventus affidata a Lichtsteiner, giocatore svizzero della formazione piemontese, quando il cronometro segna, come detto, 26 minuti nel corso di questo secondo tempo, dunque 19 primi più recupero al termine di questa partita che la Juve sta comandando nel gioco e nel punteggio che vede la squadra di Massimiliano Allegri in vantaggio per 2-0. Ricordiamo la doppietta di Gonzalo Higuaín, ricordiamo anche il leggero infortunio occorso a Paolo Dybala, sostituito qualche minuto fa. Attenzione, c'è un lancio in avanti per Higuaín che viene però pescato questa volta in posizione di fuorigioco dal primo assistente del direttore di gara Fabiano Preti della sezione di Mantova, e dunque gioco fermo, punizione per il Pescara già battuta, lancio in avanti con la Juventus che ha riconquistato il pallone con Marchisio. Marchisio serve all'indietro il numero, un compagno, si trattava in quel caso di Stura. Allora i giocatori in maglia bianca fanno circolare il pallone anche per favorire i giri di lancette del cronometro. Quando siamo giunti ora al 27esimo, pallone all'indietro per Neto, il rinvio con i piedi di Neto, pallone per Lichtsteiner, ancora in avanti il giocatore svizzero della Juventus affrontato da Memushai, si porta in avanti, mantiene il possesso di palla, poi subisce un fallo e c'è il calcio di punizione in favore della squadra ospite. 28esimo allo stadio Adriatico, sempre 2-0 per la Juve. Andrea, grazie a Paolo Renzetti. Dovrebbe essere iniziata anche con qualche secondo d'anticipo la partita del Bonolis, comunque chiediamo conferma ad Ania Cantagalli. Ania. Sì, è iniziata da un minuto e mezzo, Andrea, la sfida qui al Bonolis tra Teramo e Forlì, 0-0 fino a questo momento, con il Forlì che, a differenza di quanto avevamo preventivato, dovrebbe essersi schierato almeno per questi primi istanti di gara con il 4-3-2-1, quindi solo con Succi punta avanzata, e dietro di lui ci sono Capellini e Tonelli a provare a rifornire la punta romagnola. Il Teramo in possesso di palla con Masocco che agisce sulla destra a fare quest'oggi, come avevamo detto nel primo collegamento, lo spighi della situazione, preferito Masocco a Fratangelo, che invece sembrava per l'appunto favorito per sostituire l'infortunato Spighi, che dovrebbe riprendere a lavorare con il gruppo la prossima settimana e quindi essere a disposizione per la trasferta di Macerata. Il Forlì che è tornato adesso in possesso del pallone con un lancio lungo a cercare il colpo di testa di Tonelli, c'è invece quello di Carcalis che ha buttato il pallone in fallo laterale, quindi ci sarà una rimessa con le mani per il Forlì. Se ne incarica il capitano Adobati, che ha già rimesso in gioco il pallone con lo stesso che però si è spento sul fondo, quindi ci sarà una rimessa per Narciso, chiamato al riscatto dopo l'errore compiuto una settimana fa contro la Reggiana, quando non è riuscito a trattenere un pallone arrivato in area, favorendo di fatto il tap-in di Guidone per il gol vittoria, quello che è stato poi il
gol vittoria della Reggiana sul Teramo. Ancora Forlì in possesso del pallone, Tonelli però non ha un eccellente controllo, c'è Carcalis che spazza, però ancora rimessa con le mani per la formazione di Gad, ancora Adobati all'indietro verso il numero 2 con Sod, poi largo tutto dall'altra parte per Sereni che preferisce tornare ancora all'indietro verso Carini e poi ancora dalle parti di Conson, ancora un lancio lungo a cercare Tonelli, però non c'è il compagno di squadra, c'è invece Carcalis che ha servito di Paolo Antonio, costretto però a tornare all'indietro verso Speranza che lascia a Narciso per un rinvio lungo a cercare Masocco che va a lottare contro il numero 10 Spinosa del Forlì, alla meglio Masocco riesce a dare palla a Tempesti e poi bello scambio tra Amadio e Ilari con quest'ultimo che però non ha un felice controllo e quindi favorisce il recupero da parte del Forlì che è tornato in possesso del pallone. 4 minuti del primo tempo, sempre 0-0 tra Teramo e Forlì, ricordiamo l'importanza di questa partita sia per il Teramo che per la formazione di Gadda, distanziata da un punto di un punto proprio dal Teramo che quest'oggi deve provare a fare un passo importante verso la salvezza diretta centrando appunto la piena posta in palio. Allarga il gioco Ilari verso Sales che trova Sansovini che finta di corpo riesce a toccare per Tempesti, poi Di Paolo Antonio dentro Di Paolo Antonio verso un colpo di testa che però non viene ben indirizzato da parte di Tempesti, però ancora il pallone in possesso del Teramo. Amadio sulla destra per Sales alza lo sguardo, preferisce ancora passare dalle parti di Ilari. Ilari vede sulla parte sinistra tutto solo Di Paolo Antonio, preferisce però andare sulla destra ancora dalle parti di Sales, poi il terzino che lascia a Masocco per Amadio, ancora Masocco, c'è Sales vicino a lui, Masocco che sbaglia l'appoggio e okay, butta il pallone in fallo laterale. Siamo giunti al quinto minuto, Andrea, 0-0 tra Teramo e Forlì, a te. Perfetto, dunque gara iniziata con discreto anticipo rispetto alle ore 16:30, la prima gara che ha avuto inizio in Lega Pro, tra quelle fissate appunto alle 16:30 sono iniziate poi tutte le altre, non ci sono gol da segnalare fino a questo momento. In Serie A non ci sono neanche in questo caso gol da segnalare, ma una traversa della Roma con Nainggolan e poco fa Empoli vicino al gol del raddoppio su azione da calcio d'angolo, ma sempre 1-1 al Franchi. Hanno riproposto in più di una circostanza il gol della Fiorentina e non possiamo che confermare la netta posizione di fuorigioco di Borja Valero. Torniamo per un minuto e mezzo da Paolo Renzetti, anche perché c'è un cambio nel Pescara in una gara che però mi sembra essersi a dir poco assopita. Sì Andrea, direi un secondo tempo che sta regalando davvero pochissime emozioni, direi emozioni zero in questa ripresa con questa sostituzione in casa bianca-azzurra, perché sta per entrare in campo Verre, sembrava dovesse uscire Koulibaly, invece esce dal campo, vediamo il giocatore che abbandona il terreno di gioco, dovrebbe Brugman che si è evidentemente leggermente infortunato perché zoppica vistosamente, dunque c'è questa sostituzione in casa pescarese quando siamo giunti al 33esimo nel corso della ripresa. Segniamo dunque anche sul nostro taccuino l'ingresso in campo di Berre al posto non di Koulibaly, così come sembrava fino a qualche istante fa anche con la segnalazione luminosa, ma al posto di Brugman che si è infortunato, dunque sostituzione in casa biancazzurra, la terza di questa partita, dunque ha esaurito tutti i cambi il tecnico del Pescara Zeman, mentre si porta in avanti la formazione adriatica con il pallone che termina sul fondo e va a guadagnare il secondo tiro dalla bandierina. Il Pescara 2-1 il conto dei corner in favore della squadra di Zeman, ha già battuto il calcio d'angolo Pescara che pasticcia però proprio con Verre che è entrato in campo e ha commesso subito un errore, va poi a commettere forse fallo ai danni di un avversario, anzi no, perché il signor Di Bello segnala invece l'azione fallosa di un giocatore della Juventus e dunque c'è il calcio di punizione in favore della formazione. Allora seguiamo questa punizione, Paolo. Perfetto, siamo giunti al 34esimo nel corso
del secondo tempo, quasi 35 minuti sul nostro cronometro, 35 giri di lancette, sempre 2-0 per la Juventus, la battuta di questo calcio di punizione da parte di Caprari, pallone in area di rigore con Lichtsteiner che riesce a respingere, poi Zampano dalla parte opposta che ha recuperato il pallone, scambia con Benalì, pallone poi mantenuto in campo ancora da Benalì, ancora Benalì, finisce per perdere il pallone, il giocatore di origine libica debilitato dall'influenza è terminato anche a terra, può ripartire in avanti la formazione di Massimiliano Allegri, sono 35 minuti di gioco, 10 primi al termine della gara allo Stadio Adriatico, sempre 2-0 per la Juve sul Pescara. C'è Andrea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Intanto all'Olimpico sempre 1-1, ma Spalletti ora gioca il tutto per tutto con l'ingresso in campo di El Shaarawy al posto di De Rossi. Roma a dir poco a trazione offensiva per cercare di portare a casa i tre punti. In Lega Pro sempre tutte le partite ferme sullo 0-0, le partite delle 16:30. Due minuti per Ania Cantagalli. Ania. Sì Andrea, siamo con il termo in piena area di rigore del Forlì, però con un'azione che si spegne di fatto con il pallone che finisce sul fondo quando siamo giunti al nono minuto di questo primo tempo, ancora 0-0 tra le due compagini. Poco fa una bella azione personale da parte di Sansovini in piena area che era riuscito a liberare sulla sinistra della stessa di Paolo Antonio, anticipato però in maniera provvidenziale da parte di Adobati, e poi dagli sviluppi di un angolo il pallone è arrivato a Ilari che ha provato a rimettere in mezzo dalla destra dell'area, però c'è stato Turrin a fermare la sfera in qualche modo, poi con l'azione che per l'appunto si è spenta sul fondo la parte del Teramo. Adesso il colpo di testa bello di Sansovini per Tempesti, il dialogo tra i due, Tempesti che allarga per Masocco, Masocco pensa al tiro, lo trova, c'è però il numero 26 Reni a fermare la traiettoria dell'esterno del Teramo, ancora però la squadra di Golotti in possesso del pallone, Sansovini che è venuto a raccogliere la sfera molto alto e poi ha provato ancora a servire di Paolo Antonio sulla sinistra, il pallone però questa volta è troppo lungo e si è spento sul fondo e quindi ci sarà una rimessa da parte di Turrin per il Forlì che aveva iniziato bene nei primi istanti di gara. Adesso il Teramo sembra aver preso le misure alla formazione romagnola e si sta proponendo nella metà campo avversaria con più convinzione. Attenzione adesso a questo tentativo di scambio tra Succi e Capellini che però non si concretizza perché Caidi è andato a passare il suo diretto rivale a mettere il pallone in fallo laterale, già rimesso in gioco il Forlì in possesso, il pallone con Sereni che prova direttamente a servire in mezzo all'area Tonelli, però c'è Narciso che blocca la sfera e ha già rimesso in gioco la stessa per Di Paolo Antonio che però sbaglia l'appoggio per Tempesti e quindi regala di fatto il pallone al Forlì con Alimi che lascia ancora sulla destra per Tonelli, Di Paolo Antonio e Carcalis su di lui, interviene però in maniera provvidenziale Ilaria a togliere il pallone al giocatore del Forlì, ancora una dormita da parte di Tempesti che regala un altro pallone agli avversari, quindi con la formazione di Gadda ancora in possesso del pallone lungo il cross a cercare Succi che però viene fermato in qualche modo da Speranzi, il Teramo riconquista però solo per un attimo il pallone, Spinosa in possesso della sfera in questo momento per il Forlì che manovra nella propria metà campo con Son che alza lo sguardo, prova a vedere se si muove qualcuno in avanti, nello specifico Succi, però è ben marcato la punta del Forlì, quindi si torna ancora all'indietro verso Carini, lancio lungo a cercare Tonelli col pallone che si spegne sul fondo e quindi ci sarà rimessa per Narciso, 12esimo 0-0 tra Teramo e Forlì, a te. Intanto pareggio del Crotone, indomita la squadra di Nicola Simi, realizza il gol dell'1-1 all'Olimpico Grande Torino sugli sviluppi di un'azione d'angolo che riesce con una zampata a porta vuota sfruttando la torre di un compagno di squadra a realizzare il gol dell'1-1, dunque Torino 1, Crotone 1 e a questo punto le distanze tra Crotone e Empoli tornano immutate dopo che per molto tempo
tempo l'Empoli era in vantaggio a Firenze e che per un po' di minuti il Crotone è stato sotto a Torino. Ora 1-1 sui due campi tra le, dove ci sono le due squadre che sono un po' più vicine e che stanno dando vita a questa nuova lotta per la salvezza, una lotta che sembrava non esserci fino a qualche settimana fa. Intanto nel frattempo il Genoa è tornato in vantaggio con un colpo di testa di Pandev sulla Lazio, quindi Genoa 2, Lazio 1, gara rovente a Marassi. Poco fa è stato espulso Ivan Juric, che ha protestato in maniera plateale per un intervento falloso sotto i suoi occhi, che a sua detta era a carico di un suo giocatore, così poi non è stato valutato. Juric ha protestato in maniera vibrante. Torniamo un attimo a Pescara da Paolo Renzetti. Paolo. Calcio di punizione per il Pescara, pallone depositato e posizionato sul vertice sinistro dell'area di rigore della formazione bianconera, era stato messo a terra Zampano. Dunque calcio di punizione per la formazione biancazzurra sul pallone, dovrebbe, vediamo, dovrebbe essere forse Biraghi, vediamo la battuta di questo calcio di punizione, mentre nella Juventus sta per entrare in campo Lemina e anche in questo caso ci sarà la terza e ultima sostituzione in casa bianconera, ma bisognerà battere prima questo calcio di punizione. Siamo al 41esimo nel corso della ripresa, la battuta del calcio di punizione, pallone parato a terra dal portiere della Juventus Neto, tiro insidioso che è passato tra qualche gamba in mezzo a qualche giocatore. Buona direi anche la prontezza di riflessi del portiere juventino. Sono 41, come detto, i minuti di gioco nel corso della ripresa qui a Pescara. Ribadisco il parziale, Pescara 0 Juventus 2. A te Andrea. Sì, tra l'altro poco fa Paolo c'è stato un contatto in area di rigore tra Asamoah e Benarì, non so se ci sono state delle proteste con Benarì che cercava di proteggere. Direi molto, alla porta. Direi Andrea, molto, molto lievi le proteste del Pescara. Attenzione, pallone che filtra in area di rigore con Neto che va ad anticipare a terra Caprari. Buona anche in questo caso la prontezza, chiedo scusa, di riflessi del portiere juventino. Sì, sull'azione precedente c'è stata qualche protesta, ma direi che soprattutto l'unico a protestare è stato Benalì, ma non, dalla tribuna non è sembrato potessero esserci gli estremi per il calcio di rigore, mentre qualche istante fa si è arrabbiato dalla panchina Allegri, che evidentemente ha visto i suoi un po' deconcentrati in questi ultimi guarda, minuti. La sensazione è veramente che la Juventus stia aspettando che finisca questa partita, esatto, non vedo esatto. L'ora che esatto, finisca Andrea, diciamo e credo che almeno per quanto riguarda le partite qui dello Stadio Adriatico, questo secondo tempo di Pescara-Juventus sia uno dei più brutti in questa stagione. Sì. Praticamente mezza occasione da rete capitata a Sturaro ad inizio di secondo tempo e poi più nulla. Insomma, evidentemente la Juve pensa al Barcellona, il Pescara pensa alla prossima stagione. I minuti trascorrono, siamo giunti al 43esimo e c'è la sostituzione in casa Juventus. Esce probabilmente il migliore in campo con Higuain nella formazione bianconera, ovvero Quadrato. Al suo posto Lemina. 2 minuti e 50 secondi al termine, poi solo recupero. A te la linea, Andrea. Sì, Quadrato protagonista nell'azione del primo gol, col tiro inizialmente ribattuto da Fiorillo e poi è tornato sul pallone lo stesso Quadrato per offrire l'assist per il gol facile del Pipita, il primo dei due di Higuain, doppietta per l'argentino oggi a Pescara. Intanto a Roma, fuori Perotti, dentro Totti, quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine della partita, o meglio 3 minuti e mezzo al 90esimo, poi ci sarà anche il recupero. Intanto in Lega Pro, vantaggio del Lumezzane, altra squadra invischiata nella lotta per non retrocedere. Lumezzane 1, Albino Leffe 0. E allora andiamo per un paio di minuti da Agna Cantagalli, poi andremo a prendere il finale a Pescara. Agna. Sì, 17esimo Andrea del primo tempo, ancora 0-0 tra Teramo e Forlì, c'è stato poco fa un brutto fallo su Karkalis e quindi conseguente calcio di punizione per il Teramo. Siamo sulla sinistra della metà campo del Forlì a distanza di circa
35 metri di Palantonio, prova a mettere in mezzo verso Caini che prova la battuta di prima intenzione, però finisce lontano dalla porta difesa da Turrin. Buona occasione comunque per il Teramo al 17° del primo tempo, con tipo Palantonio che aveva visto il taglio in area di Caidi e il colpo di prima intenzione di destro del difensore del Teramo, che però poi si è spento sul fondo, e quindi rimessa per il Forlì. Se ne incarica l'estremo difensore romagnolo che cerca Alimi di testa, esce però Speranza dalla linea difensiva e mette il pallone fuori, quindi sarà rimessa con le mani per il Forlì, colpo di testa ad indirizzare il pallone fuori del capitano del Teramo. Succi di prima intenzione verso Capellini, non si chiude però lo scambio tra i due. Ilari riconquista il pallone, allarga sulla sinistra per Sales, c'è Masocco che si fa vedere ma subito Sereni su di lui, e quindi Sales va verso Amadio, il movimento di Tempesti alle spalle della linea difensiva del Forlì, che però riesce in qualche modo a far ripartire addirittura Tonelli. Tonelli ha solo Speranza davanti a lui, Tonelli riesce a recuperare la difesa del Teramo, e poi un cross in mezzo verso Succi da parte di Sereni, con la retroguardia del Teramo che però sbroglia in qualche modo, fortunatamente per la formazione di Golotti, che però non riesce a salire in questa fase. Amadio perde il pallone sulla sinistra, ancora un cross verso l'area che però viene ribattuto, e quindi ci sarà calcio d'angolo per il Forlì. Se ne incaricherà della battuta proprio Sereni, che si avvicina alla bandierina. Siamo sulla sinistra della porta difesa da Narciso, con il Forlì che aveva provato a sfruttare una ripartenza con Tonelli poco fa, poi comunque è stata brava la difesa del Teramo a recuperare la posizione. Sereni che chiama lo schema, vanno in marcatura a uomo i giocatori del Teramo sui diretti avversari. Il direttore di gara ha qualcosa da dire in aria, fischia in questo momento, e quindi si può andare alla battuta con Sereni. Il pallone in qualche modo Carcalis ferma, impedendo a Capellini di riuscire a deviarlo, poi Narciso ferma di nuovo un cross di Sereni, quindi si spegne il pericolo dalle parti della difesa del Teramo. Subito lancio lungo a cercare qualcuno che non c'è, tocca però male con Sonne, quindi avvantaggia di fatto Di Palantonio all'indietro verso Carcalis. Di Palantonio non brillantissimo in questo avvio di gara, è chiaro che il Teramo si aspetta molto non solo da Sansovini ma anche da lui, gli uomini di più qualità in questo rush finale della stagione devono dare qualcosa in più ovviamente per la formazione di Ugolotti. Sulla destra Sales, okay, verso Sansovini, di tacco verso Tempesti. Agna, a te. Agna, dobbiamo riprendo la linea perché dobbiamo andare a Pescara, perché si stanno giocando gli ultimi minuti di recupero di una partita che già sostanzialmente finita. Allora andiamo da Paolo fino alla fine della gara. Paolo. Sì Andrea, c'è davvero poco da dire, quindi possiamo andare già in sede di commento per poi non rubare altro tempo a Dania Cantagalli per la partita Teramo-Forlì. Vittoria, direi massimo risultato con il minimo sforzo per la Juventus, che con una doppietta di Higuaín passa in campo della formazione ultima in classifica in questo testa coda. Emozioni solo nel primo tempo, nella ripresa davvero poco da segnalare, con il Pescara che però ha fatto una discreta figura, non c'è stata la goleada che qualcuno aveva immaginato. Pescara che anzi nei primi 20 minuti del primo tempo aveva creato qualche problema a Neto e compagni, poi la doppietta di Higuaín al 22° e al 43° del primo tempo ha messo, come si suol dire, le cose a posto per la formazione bianconera, che evidentemente con il pensiero già alla gara di ritorno di Barcellona, gara questa invece dell'Adriatico condizionata anche dal caldo, con il Pescara che invece vuole chiudere dignitosa un campionato dal punto di vista dei risultati disastroso. Juventus ovviamente prima in classifica, con il pensiero però a questa partita con la formazione iberica. Calcio di punizione per il Pescara, c'è però in area di rigore c'è stato un fallo commesso
ai danni di un giocatore in maglia bianca e dunque il gioco viene subito fermato dal direttore di gara Marco Di Bello di Brindisi, che comanda un calcio di punizione in favore della Juventus. Mancano 90 secondi al termine di questa partita che, dicevamo, è stata discretamente piacevole nel primo tempo, davvero brutta nella ripresa, con due mezze occasioni da una parte e dall'altra, e con ovviamente i giocatori delle due squadre che hanno dovuto fare i conti con una temperatura di 22 gradi, sicuramente caldo quasi estivo in questo pomeriggio in riva all'Adriatico, con il Pescara che ha recuperato un pallone, ora sulla propria tre quarti è stato lanciato in avanti Caprari, due avversari su di lui, ancora Caprari si allaga, poi all'indietro il pallone per Memusciai, il servizio sulla sinistra per Biraghi, ancora Biraghi, il controllo, pallone ancora all'indietro per il giocatore albanese, Memusciai termina a terra, non c'è fallo, sfera che termina oltre la linea bianca, vediamo se c'è il tempo per la battuta della rimessa, no, perché arriva il triplice fischio finale del signor Marco Di Bello di Brindisi, che comanda la fine delle ostilità, se così le possiamo definire, allo Stadio Adriatico, con la vittoria della Juventus, con il più classico dei risultati, 2-0 allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. I gol, lo abbiamo più volte ripetuto, segnati da Gonzalo Higuaín, doppietta per il giocatore argentino che sale a quota 23 nella classifica marcatori, le reti segnate al 22esimo e al 43esimo del primo tempo, Juventus che batte Pescara 2-0, è tutto dallo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, a te la linea Andrea. Grazie, ed è finale anche all'Olimpico tra Roma e Atalanta, 1-1 va nel forcing della Roma, dunque questa è una giornata che rischia di insomma, virtualmente consegnare lo scudetto alla Juventus, perché insomma, il vantaggio si amplia, sale a quota 8 punti con questo pareggio appunto della Roma all'Olimpico contro l'Atalanta, mentre la Juventus ha agevolmente spugnato l'Adriatico Cornacchia. Nel finale pareggio della Lazio a Marassi contro il Genoa, una botta dalla distanza di Luis Alberto, dunque 2-2 a Marassi, la squadra di Juric non ce la fa a ritrovare la vittoria, mentre c'è ora, sto vedendo al Franchi di Firenze, un'azione dell'Empoli di Pucciarelli che rivendica, recrimina per un intervento da rigore, ma non mi pare ci sia nulla, e infatti il direttore di gara non ha fischiato alcunché, almeno questa è la sensazione, vediamo un po' di capire meglio. Oddio, in questo momento sto vedendo il primo piano dell'estremo difensore della Fiorentina, quindi potrebbe essere stato concesso un calcio di rigore, ma ancora le immagini non ci permettono di capire meglio. Sì, calcio di rigore per l'Empoli. Calcio di rigore per l'Empoli, non sembrava in un primo momento aver fischiato la massima punizione il direttore di gara, invece così è, e questo sarebbe un gol, qualora arrivasse, molto molto importante per la salvezza dell'Empoli. Il tiro e il gol, dunque l'Empoli torna in vantaggio al 92esimo con il rigore dell'ex Pasqual, dunque Fiorentina 1, Empoli 2. Nel momento di crisi, nel momento di maggior crisi del campionato dell'Empoli, l'Empoli tira fuori dal cilindro una probabile a questo punto vittoria nel derby di Firenze, firmata dall'ex Pasquale sul calcio di rigore, mentre è finale a Torino 1-1 tra Torino e Crotone, un risultato che però viene guastato in chiave Crotone da questa vittoria nel finale della squadra di Martuscello, anche se c'è ancora un minuto da giocare, un minuto di recupero da giocare, siamo al terzo dei quattro concessi al Franchi. Dunque vediamo la schermata, intanto la Juventus festeggia sotto il settore ospiti, poi i giocatori rientrano, caccia al selfie da parte dei baby raccattapalle dell'Adriatico Cornacchia, ma ripeto, un successo che sta di scudetto per la Juventus a Pescara. A Cagliari finale 4-0 perché João Pedro ha realizzato la sua doppietta personale proprio poco prima del 90esimo, in precedenza reti di Boriello Sao e appunto João Pedro, le prime tre reti nel primo tempo, il quarto gol alla fine della partita. Fiorentina-Empoli 1-2, non è ancora finale, El Kadouri, poi pareggio di
Teio per la Fiorentina, è probabile gol partita di Pasquale sul rigore, e ricordiamo ad onor del vero che il gol della Fiorentina era viziato da un netto fuorigioco di Borja Valero sugli sviluppi dell'azione. Genoa-Lazio 2-2, si sta ancora giocando a Marassi la successione delle reti: Simeone, Biglia, Pandev e Luis Alberto. Giocata alle 12.30 la partita del derby di Milano, 2-2 tra Inter e Milan, con l'Inter avanti con Candreva e Icardi, poi la rimonta nel finale del Milan con Romagnoli e con Zapata al 97esimo. Palermo-Bologna 0-0 ed è finale. Palermo che non ha sfruttato la superiorità numerica dal 25esimo del primo tempo per l'espulsione del Felsinio Pulgar. Pescara-Juventus 0-2 nel primo tempo, la doppietta di Higuain. Roma-Atalanta 1-1 con le reti di Kurtic e il pareggio di Dzeko. Torino-Crotone 1-1, Belotti sul rigore, poi Simi. Intanto Mazzoleni fischia la fine di Fiorentina-Empoli 1-2. Invece 7 minuti di recupero concessi a Marassi per Genoa-Lazio e la Lazio vicinissima al clamoroso 2-3 con il colpo di testa di Milinkovic-Savic. Mancano 90 secondi al 52esimo. In Lega Pro invece possiamo vedere la situazione: un solo gol nelle partite delle 16.30, il Lumezzane avanti sull'Albino Leffe 1-0, gol sul rigore di Speziale al 14esimo, poi sono sullo 0-0 Ancona Feralpisalo, Sant'Arcangelo Mantova, Sud Tirol Maceratese, Teramo Forlì e Venezia Fano. E finale Modena San Benedettese 2-1, Samba avanti nella ripresa con Sorrentino, poi risultato capovolto dalle reti di Diop e Loi. Intanto gran partita a Marassi, Lazio vicino al 2-3 poco fa, ma ora palla gol fallita dal Genoa con un'azione di rimessa mentre si sta giocando il settimo e ultimo minuto di recupero. Però dobbiamo fermarci, andiamo in pubblicità, poi rientriamo per il post partita di Pescara Juventus e per seguire anche la gara del Bonolis tra Teramo e Forlì. A tra poco. Eccoci rientrati di nuovo, buon pomeriggio, la terza parte di Diretta Stadio, una parte in cui seguiremo il post partita di Pescara Juventus, come detto, ma anche gli sviluppi della cronaca di Teramo Forlì. E a proposito, noi torniamo a Teramo per un paio di minuti da Ania Cantagalli prima di collegarci con Paolo Renzetti. Ania. 33esimo 0-0, attenzione a Di Paolo Antonio che butta fuori un'occasione buonissima sul cross da destra di Sales. Teramo in pressione in questi ultimi minuti con una serie di corner guadagnati da Tempesti, e quest'ultima occasione al 33esimo per Di Paolo Antonio, che però di sinistro da due passi non è riuscito ad inquadrare la porta. Una delle occasioni migliori per la squadra di Ugolotti fino a questo momento. Al 23esimo però ci è andato vicino anche Amadio dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto ancora da Di Paolo Antonio. La sfera è arrivata a Sansovini, che ha battuto di destro verso Turrin, bravo però a respingere il tentativo dell'attaccante biancorosso. La sfera è arrivata ad Amadio con la stessa che però è stata indirizzata dal centrocampista alto sulla porta difesa dall'estremo difensore del Forlì. Pochi istanti dopo c'è segnalazione del primo assistente, è stato allontanato dalla panchina il tecnico Massimo Gadda e quindi è il secondo adesso in questo fino alla fine di gara, dunque a dover dirigere il Forlì al Bonolis con Gadda allontanato. Evidentemente ha detto qualcosa al direttore di gara, sentito dal primo assistente. Al 28esimo altra occasione per il Teramo con Basocco che dalla destra ha trovato Sansovini in allungo sulla parte sinistra dell'area, ma il tentativo verso la porta di Sansovini si è spento alto, un pallone troppo lungo per l'attaccante. Ania, sbaglio o ci sono stati ora dei cori anticampitelli in curva? Non sbagli Andrea, e come ormai da qualche settimana a questa parte c'è la risposta della tribuna con i fischi verso la curva che appunto ha indirizzato ormai consueti cori di disapprovazione verso il patron del Teramo.
Teramo, dicevamo, ancora in pressione, Andrea, in questo momento con Karkalis che rimette in gioco la sfera, però si va all'indietro verso Speranza, 35esimo del primo tempo. Amadio si propone Masocco, però Amadio preferisce andare basso verso Tempesti. Seguiamo l'azione e poi ti restituisco la linea. Andrea, si è spenta in questo momento, ma vi recupero la parte del Forlì, quindi 35esimo, ancora 0-0 al Bonolis, a te. Grazie Agna. Vediamo la classifica della Serie A. Finale Genoa-Lazio 2-2, un rocambolesco finale di partita. Chiaramente dalla classifica potete capire, insomma, quello che abbiamo detto in precedenza, cioè un allungo che sta di scudetto per la Juventus, che ora è a più 8 nei confronti della Roma, che è stata bloccata dall'Atalanta, che insomma ha fatto una bella partita nonostante la mancanza di un giocatore come il Papu Gomez. La Roma ha cercato il tutto per tutto nel finale, ma senza riuscire a superare la squadra di Gasperini. Dunque 80 punti per la Juventus, 72 per la Roma. Il Napoli può approfittare di questo stop della Roma. Qualora battesse l'Udinese questa sera, si porterebbe a meno 2 dal secondo posto. Ricordiamo che il secondo posto dà l'accesso diretto alla Champions, mentre col terzo posto ci sarebbe il preliminare. Poi a quota 61 la Lazio, a quota 60 l'Atalanta, a quota 58 il Milan, 56 l'Inter, 52 la Fiorentina, 45 la Sampdoria, Torino anch'esso a 45 punti, poi Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna 35, Sassuolo 32, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16 e Pescara 14 punti. Questa dunque la classifica. Intanto io do una notizia non bella ad Agna, perché il Mantova è in vantaggio sul campo del Sant'Arcangelo, di contro c'è il pareggio dell'Albino Leffe sul campo del Lumezzane, ma insomma il Mantova ha gli stessi punti del Teramo. In questo momento virtualmente la compagine di Graziani salirebbe di due lunghezze sopra il Teramo, che sta invece pareggiando con il Forlì. E allora, visto che Paolo Renzetti non è ancora arrivato in postazione, un altro minuto lo concediamo alla gara del Bonolis. Agna. 38esimo, Andrea, ancora 0-0 con il Forlì che ha riconquistato il pallone, allarga Spinosa sulla sinistra per Sereni e poi a cercare la finta di corpo da parte ancora del numero 10 Spinosa, però Succi non è stato abbastanza sveglio da cogliere la manovra del compagno di squadra, e poi c'è Speranza che riesce a fermare tutto e a indovinare la traiettoria del pallone indirizzato ancora verso Succi da parte di Adobati, e quindi a riconquistare il pallone per il Teramo. Largo c'è Sansovini che ha allargato per Masocco, costretto a tornare all'indietro dalle parti di Ilari, uno dei migliori fino a questo momento tra i suoi, insieme a Di Paolo Antonio, che si sta muovendo molto, ma è spesso portato a crossare di sinistro per merito di Adobati. Ovviamente proprio un cross da parte di Di Paolo Antonio, il colpo di testa di Sereni verso il suo portiere, quindi è la sfera che viene bloccata da Turrini, la rimetterà in gioco tra pochissimo. 39esimo, a te Andrea. Grazie ad Agna Cantagalli. Ora direi che possiamo andare allo stadio Gaetano Bonolis, allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per Pescara Juventus per l'immediato post partita. C'è Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie, eccoci qui Andrea per questo dopogara di Pescara Juventus, un risultato secondo pronostico per i bianconeri che con una doppietta di Higuain hanno violato lo stadio di Viale Pepe, una vittoria importante per la Juventus. Andrea, alla luce soprattutto del pareggio, almeno queste le notizie che abbiamo noi, della Roma, con i bianconeri che si portano a più 8 sulla formazione giallorossa, e dunque è chiaro che a questo punto il campionato della Juve
in chiave scudetto potrebbe essere ancora più in discesa, anche se mancano ancora diverse giornate al termine, e matematicamente tutto è ancora possibile, però la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri è sicuramente un altro mattoncino importante per la conquista dello scudetto. Ovviamente però il pensiero in casa bianconera rivolto alla gara di ritorno con il Barcellona. Per il Pescara una prova dignitosa, una sconfitta sicuramente rimasta entro i limiti, diciamo, di un risultato per certi versi buono per il Pescara, che aveva di fronte una corazzata che sta dominando non solo in Italia ma in Europa, e dunque Pescara può dirsi moderatamente soddisfatto per questa partita, non certo per il risultato, perché è chiaro che parliamo sempre di una sconfitta, però alla vigilia credo che se molti avessero potuto firmare per un 2-0 per la Juventus lo avrebbero fatto tranquillamente. Pescara che esce a testa direi medio alta da questa partita, Pescara che però anche alla luce dei risultati di oggi, parliamo della zona bassa della classifica, vede oltre all'ultimo posto anche purtroppo la matematica retrocessione più vicina, considerando la vittoria dell'Empoli all'Artemio Franchi di Firenze ed il pareggio, almeno per quello che sappiamo noi qui in mix zone, del Crotone a Torino con la formazione Granata. Dunque Pescara sempre più ultimo, Pescara che tra l'altro nella prossima settimana, nel posticipo del 24 aprile, affronterà sempre qui allo Stadio Adriatico la Roma di Spalletti. Dunque un'altra Paolo? Partita sulla carta difficilissima. No, non abbiamo avuto comunicazioni, Andrea, da parte dell'ufficio stampa del Pescara, dunque non sappiamo al momento quali saranno i giocatori tesserati della formazione adriatica che verranno nella nostra postazione. Vedremo se riusciremo ad avere almeno un'intervista con un giocatore della Juventus. In questi casi non è mai semplice, mai facile. Prevediamo tempi un po' più lunghi del solito, Andrea, considerando la ressa di telecamere e di giornalisti che c'è qui al nostro fianco. Ovviamente l'arrivo della vecchia signora ha mobilitato tutti quanti i network con numeri ancora maggiori di giornalisti e di tecnici proprio per questa partita, e dunque ovviamente probabilmente, crediamo noi, ci sarà qualche attimo in più da attendere per le interviste del 91esimo. Noi appena ovviamente avremo qualcuno ai nostri microfoni, Andrea, ti chiederemo Paolo, la linea. Per il momento, se non ci sono domande, che, io posso se sì. Lunedì prossimo il Pescara dovesse perdere con la Roma e il giorno prima, adesso chiediamo ausilio anche al calendario, con la gara dell'Empoli, giocherà a Milano contro il Milan, quindi una gara molto difficile per l'Empoli, però se l'Empoli dovesse espugnare San Siro domenica 23 e il giorno dopo il Pescara dovesse perdere in casa con la Roma, ci sarebbe la matematica retrocessione, perché ora c'è un distacco di 12 punti tra Empoli e Pescara, un distacco che potrebbe salire a 15 punti. Dopo la prossima giornata mancherebbero 5 giornate, con 15 punti disponibili e avendo l'Empoli lo scontro diretto a favore, insomma, arriverebbe anche la matematica retrocessione del Pescara in Serie B. È un verdetto che ovviamente si avvicina, oramai nessuno può pensare, neanche il più ottimista può pensare ad una rimonta salvezza, Paolo. Sì, infatti è quello che stavamo dicendo, è chiaro che a questo punto la retrocessione matematica del Pescara è dietro l'angolo, calendario che non è sicuramente amico in questi due turni per i biancazzurri, che oggi hanno affrontato la Juventus e nella prossima partita, sempre qui all'Adriatico, come dicevamo, giocheranno con la Roma, tra l'altro scottata crediamo dal pareggio di oggi con l'Atalanta, e quindi ovviamente per il Pescara si tratta di partite difficilissime, quasi proibitive. Pescara che poi avrà nelle restanti due partite casalinghe della stagione, dopo quella del 24 aprile, ricordiamo, si giocherà in notturna alle 20:45, giocherà in trasferta, tre gare in trasferta con Cagliari, Bologna e Firenze nell'ultima giornata, e in casa affronterà invece il Palermo ed il Crotone. Dunque Pescara comunque arbitro della zona salvezza, perché il Crotone evidentemente qui allo Stadio Adriatico si giocherà gran
parte delle chance di salvezza. Crotone, ricordiamo che aveva giocato le prime partite, le prime tre partite casalinghe della stagione qui allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia per l'indisponibilità dell'Ezio Scida proprio per via dei lavori di ampliamento dell'impianto pitagorico. Dunque Crotone che tornerà a giocare a Pescara, e questa volta crediamo tra qualche settimana, quando i calabresi saranno qui in riva all'Adriatico di scena, si giocheranno gran parte delle chance salvezza, e quella sarà una partita in cui il Pescara sarà arbitro di questa sfida ormai a distanza fra l'Empoli ed il Crotone. Ma è chiaro che l'Empoli, grazie alla vittoria di oggi, ha compiuto un passo avanti in classifica sicuramente importante rispetto ai calabresi. Non abbiamo ancora nessun esponente del Pescara. Paolo, allora ridammi la linea ai nostri microfoni. Ridammi la linea perché andiamo a prendere. Ah, ecco, è arrivato in questo momento il finale di primo tempo a Teramo, però andiamo lo stesso da Ania Cantagalli per un rapido resoconto di questa prima frazione. Ania. Sì, è terminato senza recupero il primo tempo tra Teramo e Forlì, 0-0 in questi primi 45 minuti di gioco, con un Forlì che si è ha provato soprattutto in ripartenza a far male al Teramo, che ha avuto alcune buone occasioni per passare in vantaggio, una con Caidi di prima intenzione, poi Amadio ha avuto in area un'altra buona occasione qualche minuto dopo per portare avanti i biancorossi. Anche Sansovini e lo stesso Di Pallantonio ci hanno provato in questa prima frazione, però senza esito. Prima frazione che dunque si è chiusa 0-0. Ricordiamo che il Teramo ha assoluta necessità di vincere questa gara per puntare ancora alla salvezza diretta. A te. Perfetto, perfetto, grazie. Grazie ad Ania Cantagalli. Vi avevamo parlato all'inizio trasmissione di un possibile verdetto, potenzialmente c'era insomma la situazione del Foggia da tenere sott'occhio, perché con una combinazione di risultati la squadra di Stroppa poteva essere matematicamente promossa in Serie B già da oggi. Così non è stato, il Foggia ha vinto 1-0 con la Regina, col partita nella ripresa di Loiacono, ma il Lecce ha pareggiato a Matera. Qualora avesse perso ci sarebbe stato questo verdetto, perché con tre partite da giocare, 9 punti a disposizione e un vantaggio che fosse salito a 9 punti, classifica avulsa a vantaggio del Foggia, Foggia già in Serie B. Invece il Lecce ha pareggiato, dunque il distacco è di 8 punti a 3 giornate dalla fine, quindi con 9 punti in palio manca pochissimo, manca un punto alla squadra di Giovanni Stroppa per tagliare il traguardo della promozione. Manca pochissimo anche al Venezia, cui serve un punto per arrivare in Serie B. Venezia impegnato con il Fano, Venezia in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Moreo, l'autore del gol partita nella partita vinta la scorsa settimana a Padova. Moreo, ex teramano. Torniamo da Paolo Renzetti per sapere se ci sono ulteriori novità. Paolo. No, non ci sono novità, non sappiamo ancora, Andrea, chi verrà qui in Mix Zone per le interviste del 91esimo. Ci è stato fornito dall'ufficio stampa del Pescara il foglio riepilogativo di questa partita, anche con le presenze allo stadio adriatico che, dobbiamo dire, non corrispondono a quelle che c'erano state fornite attraverso un messaggio WhatsApp sempre dall'ufficio stampa del Pescara, perché in quel messaggio si parlava di 20.221 spettatori totali per un incasso di 431.000 euro, incasso record per Pescara. In questa occasione invece, perlomeno leggiamo qui sul foglio che ci è stato dato, 19.938 gli spettatori in totale per 410.000 euro di incasso. Dunque uno dei due dati ovviamente è errato, ma è poco male, diciamo, poco cambia nella sostanza, comunque, perché oggi lo stadio adriatico ha presentato un gran colpo d'occhio grazie anche alla presenza di tanti juventini. Ne abbiamo parlato prima della partita con Dino Zampacorta, sponsor del Pescara, molto vicino alla società biancazzurra, alle vicende biancazzurra, che ovviamente sottolineava come in queste partite ovviamente molto spesso ci sono tantissimi tifosi delle squadre avversarie, mentre spesso chi è sempre venuto allo stadio a seguire e a tifare Pescara è rimasto senza biglietto. Questa è una storia vecchia, figlia anche ovviamente della capienza limitata dello stadio adriatico. Allora noi attendiamo di sapere, Andrea,
chi saranno i giocatori del Pescara che verranno a rilasciare le dichiarazioni qui in Mix Zone. Io avevo previsto qualche minuto in più rispetto al normale per ascoltare i protagonisti di questa partita, e credo che oggi sarà davvero così, perché ci sono tantissime telecamere, tantissimi giornalisti, ovviamente ci sarà da attendere evidentemente qualche minuto in più. Tra l'altro credo non siano, anzi sicuramente non sono ancora iniziate le conferenze stampa in sala stampa dei due allenatori, quindi anche qui bisognerà attendere ancora un po'. Senti, quindi Paolo, vogliamo provare a dare qualche valutazione personale a qualche giocatore circa la partita di oggi? Chi davanti alla Juventus ha fatto un po' meglio, chi ha deluso chiaramente tra i giocatori di Zeman? Guarda, io per quello che ho visto, quello che ti posso dire è che credo che Fiorillo sia stato sicuramente non impegnato tantissimo, ma sia stato comunque credo bravo in un paio di parate. Certo, in occasione del primo gol di Higuain c'è stata quella respinta, ma il tiro di Cuadrado era violentissimo e dunque non era facile bloccare il pallone. Però io credo che al portiere del Pescara si possa dare una sufficienza piena, direi anche un 6,5. Direi bene in difesa anche Campagnaro, nonostante Pescara abbia subito due gol, discretamente bene anche Coda. In avanti Caprari non si è visto molto, si è visto forse più Brugman in alcuni frangenti, soprattutto nella prima parte di gara. A centrocampo non bene Muntari, e questa non è una novità. Discretamente bene Koulibaly, grande impegno di Memushai, ma ovviamente di fronte c'erano giocatori di altra caratura, dunque Paolo, anche il capitano del Pescara ha incontrato Paolo, perché sì, c'è una notizia che riguarda proprio Paolo Dybala, che andiamo a leggere sul web. Per Paolo Dybala si tratta di una contusione alla caviglia destra con leggera distorsione. Questo è il primo referto che arriva dallo spogliatoio della Juventus. Le prossime ore saranno decisive per capire se l'infortunio peserà sulla presenza di Dybala contro il Barcellona. Dopo l'infortunio il giocatore è rimasto in panchina, gli è stato applicato del ghiaccio sulla caviglia, dopodiché il ghiaccio è stato tolto, è stata messa una benda rigida e con quel bendaggio rigido Dybala è uscito dalla panchina ed è rientrato negli spogliatoi. Dunque ricordiamo che peraltro, curiosamente, dopo la partita d'andata ci fu un infortunio subito da Higuain, dopo un contrasto con Bruno Higuain dovette saltare la partita di Siviglia, partita Paolo, in quel caso Paolo, del girone di Champions League. Qui invece è Dybala a essere a rischio per la partita di ritorno di Barcellona, dopo essere stato l'assoluto protagonista della gara d'andata, dopo il pestone che gli è stato rifilato da Salley Muntari. Sì, Paolo. Andrea, sì, sono con il collega Paolo Toro del Centro, che quando arriverà però qualcuno della Juventus dovrà lasciarci per andare a ascoltare i giocatori juventini. Allora Paolo, direi una sconfitta direi dignitosa per il Pescara, un 2-0 meritato per la Juventus, però il Pescara oggi non ha sicuramente sfigurato il cospetto della vecchia signora, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, una sconfitta sicuramente onorevole, la Juve ha tenuto i ritmi che voleva, però il Pescara si è opposto bene, si è impegnato, ha tenuto fino alla fine, anche con questa formazione diciamo inconsueta che ha visto Brugman giocare centravanti come in buona parte della partita precedente, giocare all'ala Memushai, cioè Zeman, Beck e Cherry in panchina all'inizio, trasferita poi alla fine. No, guarda, vedendo dopo aver visto l'allenamento di ieri l'avevamo detto, perché aveva provato a far giocare Memushai all'ala e Brugman a centravanti, e in effetti così è stato. Brugman ha fatto una partita generosissima, secondo me, alla fine non ce la faceva più, poi l'ha fatto retrocedere, poi l'ha fatto uscire, ha fatto retrocedere quando è entrato Baebek e l'ha fatto uscire, però la squadra ha tenuto abbastanza, mi è piaciuta molto la difesa, anche la coppia centrale Coda e Campagnaro hanno giocato bene. Purtroppo Caprari in attacco si è trovato di fronte un muro di difensori che non è facile diciamo perforare, e quindi è andata così. Però ripeto, una gara sicuramente onorevole, dignitosa, non c'è stata nessuna
un'imbarcata, non c'è stato nulla. Qualcuno dirà sì, vabbè, la Juve è venuta, formazione rimaneggiata per allenarsi, per fare allenamenti, sì, ma secondo me è una valutazione che lascia il tempo che trova, perché centrocampo attacco ci stava tutto, la difesa l'ha cambiata, ma vorremmo averla voi una seconda difesa come quella schierata dalla Juve con i quattro che ha messo in campo oggi. Per cui tutto sommato io personalmente sono rimasto soddisfatto dalla prestazione. Siccome Paolo non c'è ancora nessuno della Juventus, ti faccio un'altra domanda e poi ti lascio ovviamente al tuo lavoro. Nelle ultime tre partite abbiamo visto un Pescara direi discreto, un Pescara discreto nella gara con il Milan, direi più che discreto, un discreto Pescara che però ha mancato la vittoria ad Empoli e oggi un Pescara dignitoso con la Juventus. La domanda che tutti si fanno: se questo cambio in panchina fosse arrivato qualche mese prima, le cose oggi sarebbero potute andare in maniera diversa? Ovviamente non c'è la riprova matematica, non c'è, però secondo me sì, una squadra, diciamo, la squadra è acquistata in concretezza e anche in tenuta fisica, quindi è più pratica, e secondo me avrebbe, se avesse avuto la possibilità di giocare con questa tonalità, con questo modo di stare in campo fino alla fine, anche con una discreta, diciamo, irruenza, anche con delle soluzioni tattiche inconsuete per la vecchia panchina, per l'impostazione che aveva dato la vecchia panchina, io credo che il Pescara avrebbe potuto fare un campionato più, magari poi non si sarebbe salvato ugualmente, però voglio dire, forse lottare fino alla fine, avrebbe potuto lottare e recuperare quelle ultime posizioni per non rimanere proprio ultima, insomma avrebbe avuto la possibilità di giocarselo meglio, anche di rincuorarsi strada facendo, perché effettivamente ci sono state delle occasioni in cui la squadra se n'è proprio calata. Abbiamo sempre detto, lo spartiacque è la sconfitta interna con l'Empoli. Se dopo quella partita la società avesse... Parliamo di un girone fa. Sì, di un girone fa. Se dopo quella partita la società avesse avuto il coraggio o lo spunto, diciamo, di provare a cambiare, a rimuovere la panchina di Oddo, che ormai insomma si vedeva che probabilmente nemmeno la squadra lo seguiva più con quella compattezza con cui l'ha seguita l'anno scorso, probabilmente perché si sarebbe potuto giocare un campionato, diciamo, più battagliero dal suo punto di vista, e concretamente avrebbe potuto ottenere di più. Grazie a Paolo Toro, il collega del quotidiano Il Centro, che abbiamo ascoltato proprio in una disamina di questa partita, ma anche di quello che poteva essere ed evidentemente non è stato. Allora Andrea, noi siamo sempre in attesa delle prime interviste, sono le 17:24 minuti, dunque la gara è già terminata da un bel po', non abbiamo ancora nessun tesserato del Pescara ai nostri microfoni, non sappiamo chi verrà, dunque attendiamo lumi anche dall'ufficio stampa del Pescara. A te la linea. Grazie a Paolo Renzetti. Proponiamo la schermata. Andrea? Ah sì, Paolo, vai. Andrea? Eccoci Brugman, ecco qui Brugman di cui stava parlando qualche minuto fa Paolo Toro. Brugman Gaston, ha iniziato nel ruolo un po' atipico per te di finto numero 9, poi si è scalato sul tuo classico ruolo in mediana, un Pescara che ha tenuto bene contro la Juventus. Sì, diciamo che abbiamo iniziato bene la partita, poi peccato perché con queste grandi squadre dove devi fare 90 minuti. Sei andato vicinissimo. Infatti, però devi stare 90 minuti al 100%, appena cali un po' l'intensità, loro hanno dei fenomeni e si è visto. Sì, diciamo che il ruolo è falso 9, è la prima volta che lo faccio. Dopo ho giocato un po' da regista, però le energie non c'erano più, subito ho avuto un crampo. Gaston Brugman è diventato, dall'oggetto misterioso del Pescara fino a qualche settimana fa, quando non avevi mai giocato, all'attaccante titolare in questa squadra, nonostante le disponibilità di Bejbek e Cherry. Cosa è cambiato per te? No, per me c'era niente. Io, da quando è arrivato il mister Seman, come ho sempre fatto quest'anno, ho lavorato in settimana, se giocavo bene, se non giocavo comunque, e davo il 100%. Hanno detto che sempre che il lavoro paga, quindi adesso mi sta pagando, diciamo, di falso 9. Speriamo di fare qualcosa di importante con questa squadra, perché da tanto che gioco col Pescara ci tengo tanto. Regista dei piedi buoni, al limite mezzala, ma numero 9 non ti immaginavamo proprio, sincero, quanto ti piace? Non me lo immaginavo nemmeno io. Ma ti piace? Diciamo che non mi piace cambiare, diciamo che sono due
due cose diverse. Mi devo ambientare, non me l'aspettavo, però comunque correndo si può fare tanto. Gaston, oggi è arrivata una buona prova con la Juventus, c'erano state delle prove più che discrete ad Empoli, ma soprattutto con il Milan. Cosa è cambiato in queste ultime settimane per il Pescara con una situazione di classifica che era e resta compromessa? Cosa è cambiato? È cambiato l'allenatore, è cambiato che gioca un calcio diverso a quello che avevamo prima. Ci dobbiamo adattare ancora, so che ancora non siamo la squadra che vuole il mister, però mancano poche partite, ma dobbiamo ancora crescere su questo aspetto. Una considerazione rispetto alla gestione precedente: è un periodo che il Pescara, anche se subisce gol, non si scioglie come faceva prima, anzi riesce a reagire. Con il Milan un gran secondo tempo, oggi non avete concesso un tiro in porta alla Juve nel secondo tempo, cosa è cambiato? Non ti so dire cosa è cambiato, la mentalità magari non lo so, sinceramente non ti so rispondere a questa domanda. Tu non sei la persona più adatta per rispondere a questa domanda, però se è cambiato qualcosa nel Pescara in meglio, è cambiata da quando è arrivato un nuovo allenatore. Fosse arrivato prima questo allenatore, facile dirlo ora col senno di poi, le cose potevano essere oggi diverse per il Pescara in classifica? Non si può sapere questo. Che ti posso dire? Se arrivava prima, se arrivava dopo, non ti so dire, perché è cambiato nel momento che è cambiato e siamo ancora qua. E non ti posso dire se cambiava era meglio, se cambiava prima era peggio, non si sa. Facci capire con uno sguardo, perché so che tanto non può rispondere, se nel futuro di Gaston Brugman potrebbe esserci ancora il Pescara. C'ho contratto col Pescara. Grazie a Gaston Brugman, centrocampista ma da alcune settimane attaccante aggiunto della formazione adriatica, primo giocatore del Pescara che è arrivato ai nostri microfoni. Brugman, di cui aveva parlato anche il collega Paolo Toro, impiegato anche oggi in questo inedito e per lui sicuramente nuovo ruolo di falso nuovo. È tutto per il momento qui dalla Mix Zone dell'Adriatico, a te la linea, Andrea. Sì, Brugman che non ha mai fatto il centravanti, lo sta facendo a Pescara da due domeniche a questa parte, però ricordiamo anche che Brugman all'inizio della sua carriera, quando è arrivato dall'Empoli, era un trequartista, poi il meglio lo ha dato da giocatore di regia davanti alla difesa e ora sta conoscendo questo nuovo ruolo più offensivo rispetto a quelle che erano le sue origini. Torniamo a Teramo perché è iniziato il secondo tempo. Agnia Cantagalli, Agnia, vai per almeno un paio di minuti. Sì, è iniziato da due minuti, Andrea, ancora 0-0 tra Teramo e Forlì, non ci sono stati cambi fino a questo momento, ma stanno intensificando ancora il riscaldamento Petrella, Fratangelo e Barbuti, che durante l'intervallo hanno lavorato a parte con il preparatore Lattanzi per prepararsi dunque a scendere in campo. Poi vediamo chi sceglierà. Ugo Lotti ha scelto in questo momento proprio Fratangelo, che si sta togliendo la pettorina, e quindi il giovane giocatore del Teramo sarà il primo a scendere in campo, a prendere il posto probabilmente di uno tra Masocco e Tempesti, che poco fa ha fatto arrabbiare la tifoseria di casa perché si è addormentato per l'ennesima volta nei pressi dell'area di rigore, facendosi recuperare, soffiare il pallone da Consonde. Quindi uno tra Masocco e Tempesti potrebbe essere chiamato a lasciare il campo tra poco. Teramo che adesso usufruisce di una rimessa con le mani con Carcalis, vediamo se prima sarà effettuato il cambio, però Fratangelo ancora non c'è nei pressi del bordo campo, e quindi pallone in gioco con Di Paolo Antonio, che prova a metterlo in mezzo. Sansovini viene anticipato all'ultimo minuto da Carini, che allontana la sfera, ancora rimessa laterale, però questa volta dall'altra parte, già battuta Tempesti verso Sales, poi Ilaria allarga il gioco dall'altra parte verso Di Paolo Antonio, che però non riesce in un primo momento a riconquistare il pallone, poi prova il tiro dalla distanza che si spegne fuori il tentativo di Alessandro Di Paolo Antonio. Adesso sì, c'è il cambio, esce il numero 17
Masocco, anzi no, dice il numero 27 Tempesti, avevamo visto male inizialmente, quindi fuori Tempesti e dentro Fratangelo, il primo cambio per il Teramo al quarto minuto della ripresa, non cambia sostanzialmente nulla perché Fratangelo va ad agire nei pressi di Sansovini, quindi quarto minuto, primo cambio per il Teramo, fuori Tempesti, dentro Fratangelo, a te Andrea. Grazie a Dania Cantagalli, stanno iniziando i secondi tempi in Lega Pro, allora sono iniziati su tutti i campi tranne che ad Ancona la Ferrarti Salò è passata in vantaggio alla fine del primo tempo, sì, vai Paolo. Sì, siamo con Alessandro Bruno, oggi in campo in un inedito ruolo di centrocampista laterale, innanzitutto come ti sei trovato? Ma quella posizione in passato l'ho ricoperta, quindi diciamo che più o meno qualche volta l'ho fatto. Certamente farlo contro una squadra di spessore come la Juve hai qualche difficoltà in più, però l'impegno e la volontà di fare bene c'è sempre. Peccato perché inizialmente i primi 20 minuti abbiamo fatto discretamente, poi siamo stati puniti al primo, diciamo, errore nostro, una piccola disattenzione. E poi niente, l'importante è non aver mollato, abbiamo dato, diciamo, un piccolo problemino alla Juve, anche se la Juve, diciamo, che ha vinto meritatamente, ha giocatori di qualità ed noi volevamo fare un piccolo scherzetto, non ci siamo riusciti, però l'impegno c'è stato. Diciamo una cosa intanto simpatica Alessandro, perché ieri sera ci eravamo sentiti, ti avevo chiesto come si ferma Dybala, vi ho detto con un calcetto, niente di programmato con Montari, no? Ma no, scherzi. Assolutissimamente no, mi dispiace che forse dovrà saltare la partita di Barcellona, sentivo che ha preso una botta, però ci sta in queste partite, ci sta, è il gioco del calcio, è fatto anche di contatti e mi dispiace per loro. Hai parlato, detto volevamo creare qualche piccolo problemino alla Juventus, diciamo che nel primo tempo per 22-23 minuti avete creato qualche brivido alla squadra campione d'Italia. Sì, era come avevamo preparato la partita, cercare di aggredirli tutti insieme quando c'era la possibilità oppure di aspettare tutti sotto la linea della palla, non dovevamo mai stare nelle posizioni di mezzo, quello che è accaduto nel primo gol. Purtroppo, ripeto, la Juve ha giocatori di qualità, appena rilasci mezzo metro sono capaci di risolvere la partita e così è stato, però l'impegno c'è stato fino all'ultimo secondo da tutti i ragazzi. La Juventus ha rispettato il Pescara perché Allegri ha schierato tutte e quattro le stelle lì davanti, Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain, questo è anche motivo di orgoglio, no? Certo, perché evidentemente Allegri ci aveva un timore delle nostre motivazioni, quindi ha messo in campo la miglior formazione possibile, compresi i quattro giocatori che hai citato tu. Quindi niente, noi passiamo una Pasqua un po' triste perché volevamo regalare un piccolo omaggio ai tifosi, non ci siamo riusciti, però va bene così. Pescara, oggi a proposito di Allegri, è arrivato in sala stampa, ascoltiamolo. Il pareggio della Roma, oltre ad aver fatto missione compiuta oggi a Pescara, il pareggio della Roma avvicina ancora di più la squadra allo scudetto ormai. Il pareggio della Roma abbassa la quota scudetto, perché era da 93, la quota scudetto è 91. Quindi mancano 6 partite e noi bisogna fare ancora delle vittorie. È una vittoria importante perché venivamo dal doppio confronto col Napoli, dalla partita col Chievo, dalla partita col Barcellona e la squadra ha fatto bene. Perché? Perché ho cambiato 5-6 giocatori e hanno interpretato la partita al meglio, giocare alle 3 non era semplice, faceva molto caldo. Quindi la missione era quella di prendere 3 punti, i ragazzi sono stati bravi. Sì, le condizioni di Dybala, mister? Le condizioni di Dybala hanno preso una botta con leggera distorsione, insomma mancano 4 giorni, io sono ottimista. Paolo De Carolis, forzapescara.com, volevo sapere qualcosa un po' della partita, è stata una partita un po' sotto ritmo con il Pescara che forse lei non si aspettava così.
No, sotto ritmo no, giocare alle oggi non so quanti gradi c'erano, ma oggi faceva molto caldo. La palla poi, il campo era bello ma era asciutto, quindi la palla scivolava poco. Il Pescara ha iniziato molto aggressivo perché ci sono stati molti falli. Ha iniziato anche bene perché è andato subito dopo 3 secondi, è andato al tiro. Noi non avevamo iniziato bene, poi piano piano siamo entrati in partita. Il secondo tempo potevamo tecnicamente fare un pochino meglio. Ciao. Perché hai passato a ripresa a stire carpi? O rimetti di costume senza cappotto, anche un po' il primo tempo? Ma no, perché sono cose che bisogna migliorare. Soprattutto quando ci sono questi caldi, questi giochi alle 3, devi giocare tecnicamente molto pulito. È normale che gli avversari, una partita sul 2-0, soprattutto nel secondo tempo, a campo aperto, o chiudi l'azione o gestisci la palla. Noi non abbiamo fatto né uno e né l'altro. E su questo bisogna migliorare perché... perché dopo alla fine corri di più e dopo alla fine un episodio ti riapre la partita e invece non bisognava fare giocare per cercare di fare il terzo gol, ce n'erano le possibilità e essere un pochino più lucidi nella gestione della palla. È vero che facciamo molto caldo, però su cose su cui bisogna lavorare, avere un pochino più di pazienza soprattutto in quel momento della partita. Sei d'accordo che vincere questa partita stretta tra le due con il Barcellona, se dovesse arrivare il campionato, è un po' il simbolo di come avete vinto il campionato, cioè con la concentrazione, col fatto di non aver mai mollato anche nei momenti in cui il contesto poteva portarvi fuori con la testa? Ma questo è merito dei ragazzi, perché hanno interpretato al meglio la stagione, stanno interpretando, perché al momento non abbiamo fatto ancora niente. Abbiamo l'unico obiettivo che abbiamo raggiunto è la finale Coppa Italia, il resto non abbiamo fatto ancora niente, quindi il campionato è una corsa a tappe e bisogna per forza avere continuità senza avere strappi, ma cercare di viaggiare regolare. I ragazzi lo stanno facendo, manca l'ultimo sforzo. Ora intanto pensiamo a Barcellona, che sarà una grande sfida, una sfida bella da giocare. Abbiamo a portata di mano la semifinale, non sarà semplice e bisogna giocare una partita bella sotto l'aspetto fisico, tecnico e tattico. Buongiorno mister, cambia qualcosa negli uomini che le schiera, ma conferma gli attaccanti, c'è qualcosa in più, cioè come va letta questa sua scelta, questa sua decisione di schierare sempre il meglio dell'attacco? Perché bisogna fare gol, bisogna vincere le partite e loro sono bravi a dare equilibrio, stanno bene fisicamente. Poi Mandzukic c'è stato un paio di partite fuori, se non sbaglio è stata la partita di Napoli, poi non mi ricordo se ha giocato col Chievo o non ha giocato, non mi ricordo, no, credo neanche col Chievo ha giocato. Quindi Pjanic c'è stata qualche partita, Claudio oggi ha fatto una buona partita, Rincon ha dato il suo contributo, Sturaro quando è entrato, lo stesso Lemina. La fortuna di avere un gruppo che si allena bene, si fa trovare pronto anche quando ne cambio 5, 6, 7 è molto importante, soprattutto per arrivare in fondo alla stagione. Scusa, ma in TV hai detto dobbiamo andare a Barcellona per fare almeno 2 gol, ma lo dici perché temi che la squadra vada per fare 0-0 o perché temi di prendere molti? Perché bisogna giocare per fare 2 gol, perché per 2 gol sarebbe un vantaggio ulteriore per la qualificazione. A Barcellona non puoi giocare una partita per stare lì e difendere 0-0 perché è praticamente impossibile. Credo che il Barcellona all'ultimo 0-0 l'abbia fatto, ma non so neanche io, quindi bisogna giocare per far gol. Volevo chiederti perché hai tolto Pjanic? Ammunizione, era ammonito, vincevamo 2-0, ho messo dentro l'incontro. Cosa pensi di quello che ha detto Luis Enrique, che sarà più facile con voi che col Paris Saint Germain? È normale che lui debba preparare la partita in quel modo lì, perché ha 3 gol di svantaggio e quindi deve trasmettere fiducia e ottimismo. Dall'altra parte noi bisogna essere cosci che abbiamo 3 gol di vantaggio, ma non bastano per passare il turno. Grazie, buona serata. Allora, abbiamo ascoltato le parole di Massimiliano Allegri, si è parlato di Pescara Juventus, ma ovviamente non poteva essere altrimenti anche delle condizioni di Dybala, si è detto ottimista, e dell'avvicinamento anche alla gara di ritorno di Barcellona. Ma si è subito accomodato Zdenek Zeman. Andiamo. Buonasera mister. Le sue sensazioni dopo questa partita, nel senso che si poteva fare qualcosa di più, ha fatto il massimo il Pescara, qualche recriminazione da un punto di vista della prestazione? No, io penso che abbiamo fatto quello che potevamo fare. Magari mi dispiace il secondo gol, che
che la palla era chiusa e non siamo riusciti a chiuderla. Poi come prestazione, ripeto, all'inizio la squadra si muoveva anche bene, poi dopo il secondo gol c'era un po' più confusione, però è normale, abbiamo giocato con una squadra che ha vinto tanto. Del primo tempo, poi una volta sbloccata, e direi i ragazzi sono stati bravi, potevamo far meglio un po' tecnicamente nel secondo tempo, però l'importante era portare a casa la vittoria. Era questo il Pescara che si aspettava? Pescara che alla fine del secondo tempo ci ha tirato qualche volta in porta, oggi ha fatto una grande partita a Rugani che ha difeso molto bene. Perfetto, grazie. Grazie. Finto centravanti, non è il suo ruolo, Memushai comunque ala, nonostante lei comunque abbia degli attaccanti in rosa da poter schierare quella posizione, mi riferisco a Brugman. Quindi la prima domanda è questa. La seconda è una curiosità. Sul web si sta scatenando una polemica su Muntari, quel fallo che ha fatto su Dybala. Insomma, come se Muntari, da ex milanista, o Zeman, da nemico giurato della Juve, gliel'hanno fatta pagare. Ovviamente è una nota a margine, la prima domanda è soprattutto sulla scelta di Brugman e sugli altri ruoli. Grazie. Vabbè, la scelta di Brugman, a parte che l'abbiamo provato in settimana, poi non mi serviva più per costruire qualche cosa, io ho attaccanti che non ci riescono, nel senso che c'eri abbastanza fermo, non gioca con la squadra e Bebbe, come si è visto, è lo stesso, è più giocatore individuale, e invece Brugman può giocare con la squadra, c'ha i tempi e oggi si è sacrificato anche tanto in fase difensiva che ci serviva. Ma Muntari è il suo modo di giocare, lui gioca così da tanti anni, magari si giocava nel Milan, nell'Inter, questi falli non vengono ammoniti, ma con noi è normale, visto che è fallo da ammonizione, l'ha presa. Mister, buonasera, eccomi. Volevo chiederle se con la vittoria dell'Empoli a Firenze, diciamo, si avvicina il momento della retrocessione, e soprattutto, visto che insomma si fa sempre più dura, come pensa di gestire questo finale a partire dalla prossima con la Roma, un'altra partita molto difficile dal punto di vista delle motivazioni proprio, e anche un po' da quello delle scelte, cioè se pensa che magari cambia qualcosa da qui dalla prossima giornata in poi, anche dal punto di vista delle scelte, cioè dare spazio a qualche altro giocatore piuttosto che a qualcuno che magari andrà via sicuramente, non lo so. Vabbè, io vorrei vedere tutti, a parte che quelli che vedo in allenamento, poi si vede se uno ci può aiutare o no. È normale che in questo momento ho dato possibilità quasi a tutti, e poi si faranno valutazioni, ma io prima di fare valutazioni non voglio che la squadra sia venda, che voglio che i giocatori mi convincono che ci possono stare anche il prossimo anno. Buonasera Zeman, pensa che questa Juve può prendere 4 gol a Barcellona o è un discorso già chiuso? Grazie. Io penso che è molto difficile, nel senso che PSG li potrà prendere anche se ha preso 3 gol a tempo scaduto, però la Juventus, specialmente fase difensiva con i giocatori che non c'erano oggi, penso che non ce lo permette. È normale che soffrirà. Grazie. Posto, arrivederci. Ecco, forse c'è ancora Zeman che parla, però. Della vittoria dell'Empoli a Firenze. È inaspettata, visto che gli ultimi tempi proprio non stavano bene, però a parte del calcio succedono anche risultati a sorpresa. Io spero che prossima settimana toccherà a noi a sorpresa. Salve, arrivederci. E la prossima settimana è Pescara-Roma, poi se ne parlerà per lunedì 24 aprile, Zeman contro una delle sue
ex squadre. Peraltro la squadra che portò via Zeman da Pescara dopo la grande promozione del 2012, anche se poi non andò bene quella esperienza bis a Roma, sulla panchina della Roma per Zeman. Torniamo, anzi, prima di andare da Paolo Renzetti, visto che non ci siamo ancora ricollegati con Teramo e visto che ormai si gioca da un po', torniamo da Ania Cantagalli per un paio di minuti. Ania. Sì Andrea, però 20 minuti di gara soporifera fino a questo momento, manovra sterile nel Teramo in avanti. Vi abbiamo raccontato del primo cambio dentro Fratangelo al posto di Tempesti, poco fa è entrato anche Petrella al posto di Masocco, non è cambiato nulla del modulo di gioco di Ugolotti, ma è chiaro che con l'inserimento soprattutto di Petrella il tecnico vuole provare a cambiare un po' il ritmo al Teramo, che sta incontrando più di qualche difficoltà in avanti per provare a far male al Forlì. Cambio anche per la formazione di Gadda, che vi ricordiamo è stato allontanato nel corso del primo tempo, è uscito Tonelli, è entrato Piccoli per i Romagnoli, con il pallone adesso riconquistato dal Teramo con Caidi, lo lascia ad uno spento Amadio fino a questo momento. Non bene la prestazione del centrocampista del Teramo, anche per quell'occasione che si è divorato nel corso del primo tempo. Di Paolo Antonio allarga sulla destra proprio per Petrella, cambiare il gioco l'esterno teramano, poi Petrella il controcross direttamente al centro dell'area. Ania, attenzione, Di Paolo Antonio. Ania, c'è il raddoppio del Mantova a Sant'Arcangelo, una notizia sicuramente non bella neanche questa per il Teramo. Mantova che raddoppia a Sant'Arcangelo, dunque Sant'Arcangelo 0, Mantova 2, a te. Assolutamente no, rimane il concetto che il Teramo deve provare a vincere questa gara, assolutamente, per non vedere il Mantova distanziato di due punti attualmente dai biancorossi. Biancorossi in possesso del pallone, Amadio sulla sfera defilato sulla parte sinistra del campo, all'indietro per Carcalis, poi allarga Carcalis verso Ilari, si avvicina e si fa vedere Petrella, viene servito poi il movimento da parte di Paolo Antonio dietro le linee. Ma c'è stato un tocco con la mano per il direttore di gara da parte del numero 6 Ferretti, quindi calcio di punizione per il Teramo. Siamo all'incirca sui 25 metri, una posizione abbastanza centrale rispetto alla porta difesa da Turin. C'è un po' di parapiglia vicino alla sfera con Caidi che prova ad allontanare Addobbati. Ci sono le proteste da parte del Forlì per questo calcio di punizione, su cui sembra intenzionato ad andare Sansovini direttamente verso la porta. Si sono allontanati tutti, anche Di Paolo Antonio non è rimasto vicino alla sfera, c'è Carcalis, poco distante Sales che ovviamente rimane a guardia di Narciso, molto largo sulla destra c'è Petrella, in questo momento da solo lo vede però un giocatore del Forlì, e si tratta di Piccoli che va a marcare proprio l'esterno di Pratola. Si allontana anche Speranza che torna all'indietro rispetto a Sansovini, e quindi la conferma che l'attaccante del Pescara andrà direttamente verso la porta. Le ultime manovre del direttore di gara, che però ancora qualcosa da dire in questo momento, estrae il cartellino giallo all'indirizzo del numero 20 Sereni, quindi è ammonito, il primo ammonito della gara, è un giocatore del Forlì Sereni per qualche problema di troppo. Sansovini verso la porta, poi c'è Turin che alza in angolo la traiettoria, bella traiettoria indirizzata dall'attaccante biancorosso verso la porta del Forlì, però Turin. Allora seguiamo l'angolo e poi ci ride la linea, Ania. Va bene. C'è tra poco la battuta del corner proprio con Sansovini che andrà alla battuta del calcio d'angolo, il pallone in mezzo, Caidi viene anticipato da Turin, quindi parata bassa dell'estremo difensore del Forlì, 23esimo 0-0, a te Andrea. Grazie Ania, non l'avevamo detto ma c'è stato anche il pareggio del Fano a Venezia, gol di Capezzani per la squadra fanese, mentre il Mantova che aveva segnato con Regoli ha raddoppiato con Diogo al 63esimo. Torniamo da Paolo Renzetti. Paolo, del Pescara suppongo non arriverà più nessuno della Juventus?
Beh, della Juventus, durante la conferenza stampa di Zeman abbiamo ascoltato il tecnico con un paio di domande, sia il tecnico della formazione bianconera Massimiliano Allegri che Quadrado. Dunque io credo che la regia abbia ovviamente registrato queste interviste che voi potrete riproporre tra poco con il tecnico del Pescara Allegri, a cui abbiamo fatto anche una domanda proprio sulla sua ex squadra sul Pescara, e poi abbiamo parlato con Quadrado di questa partita e anche della prossima che la Juventus giocherà con il Barcellona. Avevamo ascoltato Andrea in precedenza, ovviamente per quanto riguarda il Pescara, oltre alla conferenza stampa di Zeman di cui dicevo poc'anzi, Bruno e Brugman, due dei giocatori scesi in campo oggi nella sfida con la Juventus. Dunque abbiamo esaurito qui le interviste del post gara del 91esimo, perché non verrà più nessun tesserato del Pescara e anche della Juventus ai nostri microfoni. Dunque possiamo andare ai saluti in conclusione qui della Mixed Zone dello Stadio Adriatico, ringraziando Gaetano Tereo e Stefano Recanati. E prima di restituire la linea allo studio, permettimi di augurare ai nostri telespettatori ovviamente l'augurio di una serena Pasqua. Dallo Stadio Adriatico è tutto, a te la linea, Andrea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Intanto continuano a scorrere i messaggi al 392-623-7060, messaggi molto critici soprattutto verso la proprietà del Pescara, verso il presidente Sebastiani dopo questa ennesima sconfitta dei biancazzurri, peraltro a cospetto della Juventus. Prima di tornare a Teramo abbiamo la possibilità di ascoltare le parole di Juan Quadrado, l'esterno della Juventus, protagonista anche quest'oggi di una buona gara, nonché autore dell'assist per il primo gol di Higuain. Vediamo. Quadrado, protagonista nel gol dell'1-0 di Gonzalo Higuain, una ottima prestazione a Pescara, non era facile? No, non era facile, poi quando ci sta questo cambio, poi la temperatura, il campo era un po' pesante, però l'importante è che abbiamo vinto, abbiamo fatto diciamo una partita di 5 punti perché a Roma pareggiato, e dobbiamo continuare così cercando di stare più lontano possibile della Roma, che è quella che ci insegue. Quanto in questa partita avete pensato a quella invece con il Barcellona? No, noi questa partita l'abbiamo pensato solamente di vincere, no? E da domani in poi cercheremo di lavorare e di stare bene per quella partita. Grazie. Abbiamo ascoltato anche le parole dell'esterno colombiano della Juventus, Juan Quadrado. Possiamo tornare a parlare di Lega Pro, ovviamente per commentare ulteriormente il dopo partita di Pescara Juventus. Vi rimando a questa sera, l'Abruzzo del pallone andrà in onda subito dopo il TG6 delle ore 19 in studio Jacopo Forcella. Per quanto riguarda la Lega Pro, ripartiamo intanto dalla schermata, vediamo la situazione nella terza serie. Feral Pisalo sempre avanti ed ancora 1-0 gol di Gerardi. Lumezzane Albino Leffe 1-1 con le reti nel primo tempo di Speziale sul rigore, il pari ospite di Diceglie. Finale Modena San Benedettese 2-1. Mantova avanti 2-0 sul campo del Sant'Arcangelo con la rete di Regoli e quella di Diogo. Poi Sudtirol Maceratese 0-0, Teramo Forlì 0-0, Venezia Fano 1-1, al gol di Moreo ha risposto Capezzani. E poi i posticipi alle 18.30 Bassano Parma e Pordenone Padova, e poi il posticipo di lunedì, quello tra Reggiana e Gubbio alle 20.45. Torniamo a Teramo per un paio di minuti, Ania Cantagalli. Secondo corner consecutivo per il Teramo, Sansovini in mezzo a cercare Di Paolo Antonio, ancora un corner, questa volta è stato Sereni ad indirizzare il pallone fuori, ma Teramo in pressione, gara che si è accesa negli ultimi tre minuti con un'occasione per il Forlì e due occasioni per il Teramo. Attenzione, la battuta dell'angolo di Paolo Antonio, però non c'è nessuno a centro area e quindi lo stesso Cappellini riesce a buttare fuori in fallo laterale
avrebbe già rimesso in gioco il pallone da Sansovini verso Petrella all'indietro per Sales, che alza lo sguardo, prova a servire Caidi, che lascia invece per Di Polantonio ancora centro area, però Turriglia para il pallone. Dicevamo di gara che si è accesa negli ultimi minuti. Capellini, servito da Piccoli al 25esimo, ha impegnato centralmente Narciso, però il tiro era abbastanza debole. Narciso in due tempi è riuscito a bloccare la sfera. Subito dopo Petrella dalla distanza ha provato a indirizzare il pallone verso la porta, ma con il mancino ha indirizzato la sfera però fuori rispetto alla porta difesa da Turin. Poco fa invece ancora Petrella, che ha vivacizzato decisamente la gara, adesso prova a venire via a Sereni. Attenzione che è già ammonito Sereni ed è il secondo cartellino giallo, fallo conquistato da Petrella ed espulsione, anzi no, è il primo cartellino giallo per Sereni, perché evidentemente sull'occasione del calcio di punizione per Sansovini era stato un altro, era stato Piccoli ad essere stato ammonito, ed era il dubbio che avevamo in presa diretta, ed era il dubbio che è venuto anche ai giocatori del Teramo, che hanno chiesto il secondo giallo appunto per Sereni, e così non è stato. Evidentemente non era stata chiara il cartellino all'indirizzo del giocatore da parte del signor Giua di Olbia, aveva tratto in inganno sia il Teramo sia i tifosi presenti in tribuna, che avevano chiamato appunto al secondo cartellino per il terzino del Forlì. Invece il primo giallo era stato per Piccoli, e quindi Sereni comunque ha rimediato il secondo cartellino per i suoi. Il pallone adesso che danza nel cerchio di centrocampo, viene fuori in qualche modo Succi, che riesce a lasciare il pallone proprio per Piccoli, ma lo riconquista Petrella in qualche modo, che allarga poi sulla sinistra per Carcalis. Carcalis che viene in avanti, ancora Carcalis a centro area, c'è solo Sansovini, però il pallone è totalmente sballato per l'attaccante biancorossi. L'area in qualche modo va in pressione, ma commette fallo su un giocatore del Forlì, quindi si ripartirà con un calcio di punizione. Fallo commesso su Piccoli da parte di Ilari, calcio di punizione. Si appresta a battere Sereni, ha ammonito poco fa, quando stanno adesso protestando. Ci sono proteste da parte della panchina biancorossa, ma non è all'indirizzo del primo assistente, quanto a esortare Barbuti ad accelerare le operazioni per entrare in campo. Barbuti che adesso si è avvicinato Agna, gol del proprio alla Sud-Tirol. Panchina. Agna, gol del Sud-Tirol contro la Maceratese, praticamente stanno vincendo tutte le squadre che sono vicine o appena sopra il Teramo. Modena lo ha fatto, il Mantova lo sta facendo e ora lo sta facendo anche il Sud-Tirol. Le buone notizie abbondano quest'oggi, Andrea, per il Teramo, quando c'è un calcio di punizione assegnato proprio alla squadra di Ugolotti. Lari l'aveva già battuto, invece il direttore di gara fa ripetere il calcio di punizione, arretrando leggermente Amadio, che ha lasciato a Speranza. Siamo al 32esimo del secondo tempo, ancora 0-0 tra Teramo e Forlì, con Barbuti pronto ad entrare in campo. Lo dovrebbe fare proprio adesso che il pallone è uscito fuori, così invece non è, perché Sales ha già rimesso in gioco verso Di Polantonio. Amadio che prova a servire Sales, ce la fa, Petrella si fa vedere, ma ci sono tre giocatori davanti a Sales, e quindi preferisce andare all'indietro verso Di Polantonio, largo sulla sinistra per Speranza. Ricomincia dall'altra parte il Teramo, Speranza però preferisce andare ancora verso Di Polantonio, che si è accentrato in questo frangente. Il dialogo tra Petrella e Di Polantonio, poi verso Sansovini. Ilari va quasi a disturbare Sansovini, che riesce di forza a riconquistare il pallone, poi commette fallo su Ferretti, quindi ci sarà il cartellino giallo, il primo per il Teramo, anche per Sansovini, il primo giocatore biancorosso ad essere ammonito nel corso di questa gara. Ricordiamo che sono diffidati Amadio e Ilari, devono fare attenzione ai cartellini gialli per non saltare la trasferta di domenica prossima in casa della Maceratese. Cambio che si sta per concretizzare proprio in questo momento. Sostituisce Ugolotti Ilari per far entrare Barbuti, e quindi lascia dentro
Sansovini quando siamo giunti al 33esimo, ovviamente per essere quanto più pericoloso in avanti si scambiano dei cenni Sansovini e Rugolotti per decidere, per capirsi sullo schieramento in questo momento da adottare. C'è giocherà Di Paolo Antonio in mezzo, Agna. Esattamente è andato Di Paolo Antonio a mettersi nelle vicinanze di Amadio con Petrella sulla destra e Fratangelo sulla sinistra, esattamente così Andrea, con Barbuti e Sansovini ad agire invece un pochino più in avanti. Adesso un pallone che Carcalis in qualche modo vorrebbe provare a rimettere in gioco, ma c'è Adobati che prova a disturbare la rimessa laterale del terzino. Cambio anche per il Fondi, entra il numero 9 Parigi, esce Succi, quindi non dovrebbe cambiare nulla nello schieramento romagnolo. Esce Succi, è entrato Parigi per la formazione di Gabbe. Allora Agna, ti do modo di respirare, io riprendo la linea, andiamo a fare una nuova panoramica con le schermate ripartendo dalla Serie A, anche perché è iniziata da pochi minuti la partita del Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Sampdoria. Il punteggio chiaramente fermo sullo 0-0, però rifacciamo il punto: Cagliari batte Chievo 4-0, Fiorentina Empoli 1-2, Genoa Lazio 2-2, Inter Milan 2-2, Palermo Bologna 0-0, Pescara Juventus 0-2, Roma Atalanta 1-1, Torino Crotone 1-1, Sassuolo Sampdoria appena iniziata 0-0, Napoli Udinese si gioca alle 20:45, il Napoli ha la possibilità, vincendo, di avvicinarsi a sole due lunghezze dal secondo posto, che vorrebbe dire accesso diretto al tabellone principale della Champions League. Classifica, lo vediamo meglio con il conforto della grafica, perché la Juventus allunga a più 8 sulla Roma, 80-72, il Napoli può salire con una vittoria a quota 70, ora è a 67. Lazio 61, Atalanta 60, Milan 58, Inter 56, hanno pareggiato tutte queste squadre che sono all'interno della zona Europa League o che competono per entrarvi. Poi Fiorentina 52, Sampdoria 46, Torino 45, Sampdoria 46 con il pareggio attuale, questo 0-0 contro il Sassuolo, gara, ripeto, appena iniziata. Udinese 40, ma gioca stasera, Chievo e Cagliari 38, Bologna 35, Sassuolo 33, Genoa 30 punti, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14. Oggi un passo importante verso la salvezza per l'Empoli di Martuscello. Andiamo a vedere la schermata della Lega Pro. In questo caso diverse partite si stanno ancora giocando. L'unico finale è Modena-San Benedettese 2-1, poi Lumezzane Albino Leffe sempre 1-1 con le reti di Speziale sul rigore di Ceglie, Ancona Feralpi 0-1, rete di Gerardi alla fine del primo tempo, Sant'Arcangelo Mantova 0-2, reti di Regoli e di Diogo, Sud Tirol che è in vantaggio come detto sulla Maceratese, il gol è stato segnato da Furlan. Teramo Forlì 0-0, Venezia Fano 1-1, botta e risposta Moreo Capezzani. Con questo risultato però il Venezia sarebbe comunque matematicamente promosso in Serie B. Diamo uno sguardo rapido alla classifica, una classifica che al momento è solo virtuale, però vedete il Venezia salirebbe a più 12 sul Parma, il Parma con il posticipo di questa sera avrebbe 12 punti a disposizione, la classifica avulsa però dice Venezia, quindi ci sarebbe già il conforto della matematica. Poi Pordenone e Padova 62, questa sera le due squadre si scontrano, in palio c'è il terzo posto, Reggiana 57, Gubbio 53, queste due squadre si scontreranno lunedì. Poi Feralpi al momento a quota 51 punti con San Benedettese scavalcata, Samb che ha quota 50, Albino Leffe 47, l'ultimo posto in zona playoff se lo stanno contendendo Sant'Arcangelo e Maceratese che al momento stanno perdendo entrambe, Bassano 42 ma gioca più tardi, Sud Tirol 41, Modena 40, Mantova 37,
Teramo 35, Forlì 34, Lumezzane 33, Fano 32, Ancona 27. È evidente che il Teramo, con questo risultato che sta maturando, si terrebbe dietro il Forlì, ma le distanze sono talmente risicate che se il Teramo fa i play-out può passare dal quintultimo al penultimo posto e quindi perdere il fattore campo nella gara di ritorno. È altresì vero che la salvezza diretta è lì, con il Mantova che ora ha due punti in più sul Teramo, ma ricordiamo anche che il Mantova ha lo sconto diretto a favore perché ha vinto l'andata a Teramo e poi ha pareggiato al ritorno per 0-0, dunque il Teramo deve fare almeno un punto in più del Mantova se vuole superarlo. Questo è il quadro della situazione, non proprio molto positivo per la squadra di Ugo Lotti. Torniamo al Bonoli, Stagna Cantagalli. 39esimo, Sansovini alla battuta di un calcio d'angolo, Speranza non riesce a trovare però la porta con il pallone che si spegne alla destra della stessa, con Turrini che sembrava abbastanza fermo, ma poco fa prima Capellini che si è confermato di nuovo l'uomo più pericoloso per il Forlì, con un mancino dagli sviluppi di un corner che si è spento fuori rispetto alla porta difesa da Narciso. E poi al 38esimo forse la palla gol migliore per il Teramo, con Petrella che si conferma davvero l'uomo più pericoloso da quando è entrato sul terreno di gioco. Petrella che aveva lasciato praticamente sul posto Sereni, aveva visto a centro area Sansovini, anticipato però Sansovini dovrebbe trattarsi di Carini, con Carini che appunto ha buttato il pallone in angolo. Sansovini in quell'occasione avrebbe voluto anche qualcosa di più, ma il direttore di gara non è stato dello stesso avviso, non ha avvisato il fallo e quindi la massima punizione per il Teramo. E poi ancora poco fa Teramo con Barbuti che al tiro in area di destro è stato però contrastato da un avversario con il pallone che è terminato sul corner che vi abbiamo raccontato poc'anzi, con il colpo di testa di Speranza che è terminato fuori. Adesso la ripartenza del Forlì con Ferretti, preferisce però andare all'indietro verso Sereni. Ferretti, un gioco di gambe all'indirizzo di Cappellini, poi ancora Sereni. Ci sono tre giocatori del Teramo che riescono in pressione a far perdere il pallone al Forlì, rimane però a terra proprio Ferretti, vicino però alla propria panchina, crampi probabilmente per lui. Il Teramo intanto continua nella fase di manovra. Amadio verso Petrella, ancora una volta davanti a lui Sereni, ancora una volta Petrella lo punta, Petrella in area di destro, però questa volta il pallone termina decisamente fuori, quindi occasione per il Teramo che si spegne sul fondo, con rimessa affidata a Turin. Sant'Arcangelo, Agna, Sant'Arcangelo 1 Mantova 2, a te. Direttore di gara che rimprovera Turin, reo di perdere forse qualche minuto di troppo. Adesso Sales che alza di peso Ferretti, che era rimasto ancora fermo vicino alla linea di bordo campo, aspettando probabilmente che Teramo buttasse il pallone fuori. Sales lo ha preso per la maglia, lo ha alzato di peso, è stato ammonito dal direttore di gara, è andato anche Amadio a dargli manforte dicendo, indirizzando qualche frase non proprio di complimenti verso il giocatore del Forlì, che adesso sì, è fuori dal terreno di gioco per farsi medicare, mentre sta per entrare sul terreno di gioco Martina Rini per il Forlì. Vedremo a breve al posto di chi Caidi va a contrastare con successo Parigi, quindi a riconquistare il pallone per il Teramo. 42 minuti e 44 secondi nel corso della ripresa. Sales lascia per Petrella, ancora Sereni su lui, poi Petrella per Sales, va Capellini addirittura in chiusura sul terzino a mettere il pallone in fallo laterale. Anche però Capellini ha qualche problema di crampi alla gamba sinistra, mentre si sta per concretizzare il cambio, probabilmente al posto di Ferretti che è ancora a terra, e adesso si butta a terra anche Capellini, così entra Martina Rini al posto di un acciaccato
Perretti quando siamo giunti al 43esimo della ripresa. Mancano due minuti più recupero al termine della gara, ancora 0-0 tra Teramo e Forlì. Qualche istante fa ricordiamo una buona occasione per Sansovini, anticipato però sul più bello, si è anche lamentato l'attaccante biancorosso. Caidi adesso in area ancora verso Sansovini, che però viene anticipato dalla difesa del Forlì, però ancora Teramo in possesso del pallone. Speranza si fa vedere e riceve la sfera di Palantoni, allarga verso Fratangelo, che però viene anticipato da Alimi con successo, perché riesce anche a far ripartire i suoi. Attenzione, azione di ripartenza da parte del Forlì, ma c'è super Speranza a fermare anche subendo fallo Parigi, quindi calcio di punizione già battuto per il Teramo. Amadio porta palla, prova a far salire i suoi, ma il Teramo in questo momento è abbastanza spaccato in due, con il reparto avanzato molto distante dal centrocampo. Quindi Di Palantonio prova con un lancio lungo a servire Petrella, ci riesce, c'è ancora Sereni su di lui, tre uomini in questo momento su Petrella, che viene anche buttato a terra, si lascia però proseguire il direttore di gara. In qualche modo la difesa del Forlì riesce a sbrogliare con Spinosa, che allontana il pericolo, però ancora Teramo con Di Palantonio. Allarga verso Carcalis, Carcalis all'indietro per Caidi, 4 minuti di recupero segnalati dal direttore di gara, quindi ancora 4 minuti di speranza per il Teramo a caccia del gol che potrebbe valere i 3 punti quest'oggi, 3 punti importantissimi per continuare a credere nella salvezza diretta. Parigi riesce a fare una buona sponda per un compagno di squadra, va Di Palantonio a contrastare in qualche modo il giocatore del Forlì, però viene superato Di Palantonio, e poi siamo sulla sinistra con Sereni, su cui c'è Sales, poi Martina Rini lascia proprio a Cappellini, attenzione al tentativo di tiro da parte di Cappellini, che però esce una traiettoria centrale che Narciso para senza problemi, ha già lasciato il pallone per Carcalis. Di Palantonio se n'è andato il primo minuto di recupero, sono stati assegnati 4 dal signor Giua di Olbia. Palla adesso buttata fuori da Carini, anzi no, perché Cappellini riesce a tenerla in campo, a far ripartire il Forlì, contrastato Cappellini da Sales. In qualche modo però il pallone arriva a Parigi, non si intendono Parigi e Piccoli, fortunatamente per il Teramo, perché l'azione poteva essere pericolosa. Adesso c'è subito Fratangelo dall'altra parte che riesce a superare un diretto avversario, trattasi di Alimi. Petrella che rientra, si guadagna un altro fallo commesso questa volta da Martina Rini, quindi calcio di punizione per il Teramo, cioè tutta la panchina biancorossa in piedi, calcio di punizione per la formazione di Ugo Lotti. Petrella lascia a Di Palantonio, siamo defilati sulla parte destra della metà campo, non in maniera eccessiva, più o meno sui 30 metri, in corrispondenza comunque dell'area di rigore. Petrella ci ripensa, si riavvicina alla sfera, ma probabilmente andrà Di Palantonio, la battuta della stessa, finta di Petrella, Di Palantonio in mezzo a cercare la torre che non c'è, c'è invece Cappellini che allontana il pallone. Attenzione all'azione di ripartenza del Forlì, Carcalis però è bravo in un primo momento a fermare un giocatore del Forlì. Attenzione a Martina Rini, che viene anticipato però dall'uscita di Narciso, che subito ha rimesso in gioco verso Carcalis, il tocco di Carcalis che però non riesce a superare Alimi, quindi palla riconquistata dal Forlì, 30 secondi e poi saremo nell'ultimo minuto di recupero. Palla in fallo laterale con Carcalis che la indirizza verso Caidi, che come domenica scorsa adesso è andato in avanti a cercare di sfruttare i cross che dovrebbero arrivare dalle fasce, ma ne sono arrivate sempre meno, paradossalmente da quando è entrato Barbuto. Invece nel primo tempo i cross sono arrivati in abbondanza a centro area, ma con Sansovini che praticamente da solo ha fatto estremamente fatica a raccoglierli. Attenzione adesso Barbuti per Sansovini, che però incespica
un po' col pallone, ma riesce a riconquistare la sfera, si accentra Sansovini, chiama Karkalis al movimento sulla sinistra, ma forse Karkalis è stanco perché non riesce a seguire Sansovini, e poi il colpo di testa da parte di Barbuti con il cross che comunque era arrivato da parte di Fratangelo, con la palla fermata da Turrin. Probabilmente si è chiuso anche qui l'ultimo tentativo da parte del Teramo di far sua questa gara. Turrin che ancora non rimette in gioco il pallone, mancano 10 secondi alla fine, lo fa in questo momento il direttore di gara, guarda l'orologio e fischia in questo momento la fine. Finisce 0-0 tra Teramo e Forlì, un punto che serve a poco per il Teramo per la salvezza diretta, visti i risultati delle avversarie, può comunque essere utile per tenersi in corsa, ma dopo il KO contro la Reggiana ovviamente è un passo indietro. Attenzione, c'è un Sales inviperito contro la tribuna, ha calciato un pallone che era vicino alla panchina, proprio all'interno della stessa. Già Sales nel corso della ripresa aveva ricevuto qualche rimprovero da parte dei tifosi seduti in tribuna, e Sales si era rivolto verso i tifosi dicendo qualcosa, rispondendo qualcosa il terzino del Teramo. Ovviamente non è un risultato che fa contenti i giocatori biancorossi per provare ad uscire dalla zona play-out, mancano però ancora 3 gare per evitare di lottare per la permanenza nella categoria, passando proprio attraverso i play-out. Ricordiamo l'occasione più clamorosa avuta nel corso della ripresa, quando al 38esimo Petrella, che è stato comunque il migliore tra i suoi da quando è entrato sul terreno di gioco, è servito per Sansovini, però anticipato sul più bello. Per il Forlì un paio di occasioni nella ripresa per Capellini, ma ovviamente con 5 assenze la formazione di Gad ha provato soprattutto a far male in ripartenza e sul calcio piazzato. Un Teramo troppo sterile nella ripresa per pensare di far male a questo Forlì. A te, Andrea. Grazie, grazie Ania, grazie a te, ti auguro buona Pasqua, ma anche buon lavoro, visto che ora avrai anche da scrivere. Grazie anche a Silvia Gentile da Teramo, grazie a Maurizio da qui in regia. Avete visto in sovrimpressione, i risultati non sono ancora finali, noi purtroppo però dobbiamo chiudere, vi rimandiamo all'Abruzzo del Pallone, prima ancora al TG6 per conoscere i finali, TG6 alle 19, dalle 19:30-35 circa, comunque dopo il TG6 andremo in onda con l'Abruzzo del Pallone, lì vi daremo tutti i finali definitivi per quanto riguarda la Lega Pro, quelli della Serie A li abbiamo visti, anche se ora si sta giocando la partita tra il Sassuolo e la Sampdoria, vediamo il punteggio in questo momento, non è cambiato, sempre 0-0. Grazie ancora, Diretta Stadio torna domenica prossima, buona Pasqua a tutti voi. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.